Buongiorno a tutte e a tutti e grazie di essere venuti a questo incontro. Permettetemi di presentare la rete Transform che organizza queste due giornate di lavoro e prima di tutto di chiedere a Bia, che è la mia compagna per tante vicissitudini, di raggiungermi in presidenza per fare, sì, per farmi compagnia. E grazie Bia. Allora, noi siamo qui a Firenze, Transform ritorna a Firenze dopo 14 anni, perché proprio qui a Firenze Transform Italia ha avuto il suo battesimo del fuoco, organizzando il primo evento pubblico il giorno prima dell'inizio del primo Social Forum europeo. E quindi Firenze per noi è una casa simbolica che ci fa rincontrare. La rete europea di Transform è una rete costituita da oggi da 29 organizzazioni e associazioni di 19 stati dell'Unione Europea e fuori. È stato ed è il terreno, il luogo, lo spazio per la costruzione di una sinistra capace di guardare l'Europa e di intendersi europea. È mio piacere presentare Walter Baier, che è il nostro rappresentante, direttore, e che nel pomeriggio avrà il compito di introdurre la sessione, diciamo, dedicata più alla dimensione europea. Consentitemi anche di ringraziare i compagni di Firenze e di tutta la Toscana che hanno lavorato per la riuscita dell'iniziativa, e a loro va anche il mio grazie. Abbiamo voluto fare questa iniziativa su suggerimento proprio dei compagni che dall'estero hanno visto in Renzi e nell'evoluzione del Partito Democratico qualche cosa che andava indagato anche a livello europeo, inserendolo appunto in una dinamica di trasformazione che le socialdemocrazie stanno assumendo ed assumono in questo periodo. Lo abbiamo fatto investigando e dividendo il lavoro, appunto l'analisi di questo processo, in tre fasi e tre sessioni che abbiamo costituito per queste giornate. La prima, appunto questa di stamattina, dedicata più alla dimensione italiana, cioè sulla la specificità, diciamo, del percorso di quello che è stato il più grande partito della sinistra in Italia, partito dei lavoratori ed oggi partito contro i lavoratori. Questo è, diciamo, uno degli elementi dell'analisi della particolarità italiana, ma questa particolarità italiana nasce da una dimensione anche europea che affronteremo appunto nel primo pomeriggio, e avremo ospite tra gli altri anche Alexis Tsipras, che ci darà appunto non soltanto la dimensione delle trasformazioni della socialdemocrazia in Europa, ma le possibili vie d'uscita. Per poi chiudere domani sera, con una dimensione appunto su quali sono le vicende europee, quali sono gli aspetti che in Spagna, in Francia, in Portogallo, in Grecia assume questa trasformazione. E avremo l'onore di avere Fausto Bertinotti con noi a introdurre i lavori. Con me in questi anni
ha lavorato e lavora Tommaso Fattori, che vorrei ringraziare e che sarà appunto coordinatore anche domani della sessione. E quindi io do subito la parola a tutti gli interventi, a partire da un'introduzione di Marco Revelli. Gli interventi saranno ai noi limitati nel tempo, perché abbiamo tante persone da poter parlare e quindi siamo costretti a contingentare in 8-10 minuti gli interventi. Quindi io sarò molto rigido per far rispettare i tempi, per consentire a tutti di avere il giusto spazio. Quindi do subito la parola a Marco per l'introduzione. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a Transform che ha costruito questo spazio di riflessione, questo spazio di interlocuzione, grazie a tutti i compagni che hanno accettato di essere qui per questo confronto che non è un confronto formale, è un confronto sostanziale. In un momento particolare della nostra vicenda collettiva. Questo nostro incontro cade in una fase particolarmente importante di accelerazione e di chiarificazione, per certi versi di precipitazione, potremmo dire, di numerosi processi di trasformazione e di crisi sul piano sociale e sul piano politico, nel quadro europeo e in particolare nel quadro italiano. La complessità del nostro programma riflette la complessità di questa congiuntura. Sul piano sociale il dato clamoroso che è sotto gli occhi di tutti e che non può non essere al centro della nostra riflessione è la ripresa massiccia, impetuosa, anche in Italia, anche nel nostro paese, di un protagonismo di massa che da tempo aspettavamo e la cui assenza costituiva la grande e inquietante anomalia italiana, perlomeno da quando la crisi aveva incominciato a mordere. La straordinaria massa di lavoratori che il 25 ottobre hanno riempito Roma, il lavoro che si è rimesso in marcia, che si è ripreso le città, le 35 piazze di venerdì scorso, finalmente ricomposti i pezzi del diamante del lavoro che era stato spezzato, operai, lavoratori della conoscenza, precari, studenti, pensionati, insieme, in un protagonismo attivo, in quella forma innovativa che si chiama sciopero sociale, è stato sottolineato, è un neologismo per certi versi, un salto di qualità rispetto al semplice sciopero rivendicativo di categoria, è un momento che attraversa i territori e riunifica quello che era diviso. Lo sciopero generale del 5 dicembre, quando da tempo si riteneva che l'idea stessa di sciopero generale fosse uscita dal nostro orizzonte. E tutto questo ci dice che si è riaperta una porta, che la grande addormentata d'Europa si sta risvegliando. Contemporaneamente non possiamo nasconderci l'altro segnale allarmante che ci viene anche questo dalle viscere del paese, non tanto dalle belle piazze, ma dalle pieghe delle nostre periferie, l'emergere di una protesta infetta, tossica, malata, come si è mostrata a tor sapienza, ma com'è strisciante tra appunto le pieghe delle nostre periferie,
alimentata e utilizzata da imprenditori politici dell'odio, dai Salvini, dai Borghezio, dai fascisti di Casa Pound e di Forza Nuova, ma a cui la materia prima, il serbatoio dell'odio, è offerto dalla decomposizione sociale che in questi anni è avanzata. Lo sapevamo purtroppo, che le crisi producono mostri, tanto più se prolungate, tanto più se lavorano sul corpo della società. Personalmente aspettavo con terrore di cogliere i segnali, il punto di uscita di quei mostri. Ora l'abbiamo sotto gli occhi, sulle prime pagine dei giornali, persino nei sondaggi elettorali. Ecco, dovremmo farci i conti, ed è bene che li facciamo in fretta, ed è bene che ci rendiamo conto che quanto più cresce il vuoto di alternativa a sinistra, tanto più crescerà questa mostruosità radicata nel sociale, non solo nelle cattive imprenditorie politiche, ma anche nel sociale. Questo per il piano sociale. Per il piano politico non possiamo ignorare il quadro europeo, il quadro che è sempre stato il nostro, parlo per l'altra Europa con Tsipras, è stato sempre il quadro di riferimento, direi la ragione politica del nostro esistere, la dimensione europea, anche se noi oggi dobbiamo parlare soprattutto dell'Italia, non ignoriamo quello scenario. Beh, l'Europa, dobbiamo dircelo, non ha cambiato verso. La Commissione europea, uscita dalle elezioni del 25 maggio, con buona pace di Matteo Renzi, visto che siamo nella sua città, la Commissione europea non è diversa dalla precedente. Per certi versi è peggiore. Con quel presidente impresentabile, ma votato e sostenuto dai capi di governo, compreso il nostro, simbolo Juncker nel suo protagonismo fiscale deregolativo nel paese che ha governato, simbolo della natura profonda, socialmente connotata di un'Europa del business, del denaro, del profitto e della rendita, della ricchezza come unica potenza riconosciuta, a cui sacrificare tutto. E questa Europa nuova, con quella composizione spaventosamente squilibrata, non solo nella composizione dei commissari, ma anche delle tecnostrutture, delle tecnoburocrazie, squilibrata sull'asse dei paesi forti, non voglio dire sull'asse del nord, ma sull'asse degli intransigenti, delle politiche rigide di bilancio, e della volontà di scaricare sui paesi più deboli e più fragili i costi della crisi. Europa delle larghe intese, l'Europa che certifica la trasversalità del suo programma, socialmente irresponsabile. Abbiamo detto austerità, cifra delle attuali politiche europee e del dogma che prevale a Bruxelles e a Francoforte. L'austerità come nemico da combattere, ed è giusto, austerità come logica che guida l'impianto europeo, come macchina imperiale che drena risorse in basso e alla periferia e le concentra in alto e al centro. Ma forse dobbiamo spingersi più in là della semplice critica dell'austerità. L'austerità è solo l'aspetto più visibile di una tendenza più profonda, di un cambio di statuto e di natura delle nostre società che procede a colpi di indirizzi e di procedure di infrazione sotto vesti burocratiche, quelli che con eufemismo le agenzie internazionali chiamano aggiustamenti strutturali o riforme di struttura, come se fossero qualcosa di oggettivo, di naturale, e che mirano in realtà a cambiare la struttura profonda, ecco perché sono strutturali,
puntano a cambiare la struttura profonda delle nostre società e delle nostre vite, delle nostre stesse vite. C'è una dimensione biopolitica in questa logica degli affari eretta a sistema, che punta a modificare la natura profonda del sistema delle nostre relazioni, in senso esattamente opposto al modello sociale europeo che aveva caratterizzato il lungo ciclo della seconda metà del secolo scorso, che era il nostro orgoglio per certi versi. Morte della società come sistema di relazioni e dimensione collettiva, trionfo dell'individuo atomizzato, solitario e solo, la frase di Margaret Thatcher, la società non esiste, esistono solo gli individui, è diventata il programma e la costituzione materiale di questa visione. Trionfo di una logica competitiva, di individui ridotti alle loro funzioni economiche, misurati dalle loro funzioni monetizzabili, il successo al posto dei diritti, il denaro al posto della cittadinanza, l'utile al posto dell'etica, il linguaggio degli affari come unica lingua universale. Mi ha colpito un'espressione di Matteo Renzi, en passant, in un'intervista, quando, parlando della sua irresistibile ascesa, ha detto: ho capito che il paese era scalabile, che il paese era scalabile. Il linguaggio delle OPA, il linguaggio della finanza, il paese come società per azioni. Forse dovremmo incominciare a dire che non di crisi si tratta, di crisi da cui prima o poi si potrebbe uscire, ma di metamorfosi, dell'emergere di una struttura dell'esistenza diversa e, nelle sue intenzioni, permanente e, lasciatemelo dire, orribile. Ecco, io credo che sia in questo quadro che dobbiamo collocare la politica italiana, per dire in primo luogo che il tanto atteso semestre italiano in Europa, quello che aveva contribuito a spingere Renzi alla conquista di Palazzo Chigi e alla defenestrazione di Enrico Letta, è stato un fallimento clamoroso. Nessun posto di rilievo conquistato, se si esclude l'inutile carica al ruolo di Lady Pesk, marginalità nella tecnostruttura, margini più ristretti per il debito pubblico, lo vediamo, questo dibattersi nel bricolage della spesa pubblica, scaramucce di stile a fronte di una totale subalternità di contenuto. Renzi, l'abbiamo scritto nel documento per il dibattito dell'Alta Europa con Tsipras, non è, come lui dice e ripete, non è l'alternativa all'intervento della Troica, non è l'ultima spiaggia oltre la quale arrivano i rappresentanti della Troica, è la Troica interiorizzata. Non è il male minore, lo scudo contro l'arrivo dei commissari per evitare quello che i greci dovettero subire dal 2010 in poi. È la realizzazione di quello stesso programma vessatorio e recessivo su Asponte, motu proprio. Guardiamo le politiche di questi primi 8 mesi del suo governo. Privatizzazioni come sistema. Liquidazione del patrimonio pubblico e di residue possibilità dei poteri pubblici di arginare la logica del business, pensate allo sblocca Italia. Precarizzazione del lavoro, decreto Poletti, il flop di Garanzie Giovani. Nel secondo semestre di quest'anno più del 70% delle nuove assunzioni sono precarie. Aggressione ai residui diritti di un lavoro già ridotto ai minimi termini sul piano del reddito e della dignità. Aggressione ai livelli occupazionali e al reddito della pubblica amministrazione. Eliminazione di ogni ostacolo alla utilizzazione lucrosa e affaristica dei beni pubblici e dei beni comuni.
apertura del paese alle scorribande dei capitali globali, anticipazione del famigerato TTIP, già dichiarato bandiera del governo italiano. Riduzione del potere di iniziativa politica e di controllo delle istituzioni rappresentative, indicate come ostacolo, zavorra, che impedisce la rapidità decisionale e l'efficienza esecutiva. Il tutto nel contesto di uno stile politico, quello che abbiamo definito il rozzo stil novo di Renzi, che è purtroppo non solo stile ma sostanza, nel quadro di un cambiamento nel livello del simbolico, Renzi lavora molto sul simbolico, che è mutazione genetica del nostro sistema politico e istituzionale. L'uso e il ricorso a un populismo inedito, perché ha tutte le forme del populismo, ed è inedito perché è un populismo dall'alto, è un populismo che viene dal cuore del potere, dal governo, che forse è la forma necessaria per realizzare qui in Italia quel programma greco che senza questo surplus di virulenza, di energia, non potrebbe essere realizzato. Anche questo l'abbiamo detto. Renzi non è la risposta alla crisi, tantomeno è la possibile soluzione, anche solo degli aspetti più drammatici della crisi. Renzi è la crisi trasposta sul piano politico. È la crisi al lavoro, rappresenta il lavoro della crisi dentro la sfera politica, ne ha tutta l'energia distruttiva, la violenza e la velocità della crisi. Perlomeno su tre direttrici fondamentali per quanto riguarda tre processi di crisi, che erano già in corso, certo, che non ha inaugurato Renzi, che lavoravano sotto traccia da anni, che avevano già eroso buona parte della nostra democrazia, ma che Renzi ha reso espliciti, vorrei dire programmatici, trasformandoli in forme istituzionali, mettendoli in sicurezza, come è stato detto, trasformandoli in un ismo, il renzismo appunto, che forse può apparire troppo onore per una figura in qualche misura anche piccola, ma che dà l'idea della svolta che il suo potere, e soprattutto i poteri che lo sostengono, intende imprimere al sistema. Il primo processo, quello che sta al centro dell'attenzione in questi giorni, con lo scontro sul Jobs Act, il lavoro, la voglia di dare una spallata, la voglia di realizzare la soluzione finale sul versante del lavoro, dando il colpo di grazia al lavoro come protagonista politico collettivo. Questo è l'obiettivo. Ricacciando il lavoro nella dimensione privata e privatistica, individuale, appendice dell'unico protagonista storico e sociale riconosciuto, l'impresa, il suo profitto e i suoi affari. Cancellare di fatto l'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica, ci dicono, non più fondata sul lavoro, ma sul business, sull'interesse dell'impresa, come unico soggetto che può cavarci dal buco in cui siamo caduti. Per questo il piano simbolico dell'operazione sull'articolo 18, l'effetto simbolico più pesante dell'effetto pratico, più devastante, perché mirato sulla modificazione del mentale, degli universi di senso condivisi, l'affermazione anche sul piano del mentale e del simbolico che il lavoro è una merce. Questo è il messaggio, questo è il mandato ricevuto, è una merce da consumare nel processo di lavoro. È un job, è un pezzo di legno che può essere bruciato nei forni dell'impresa per generare profitto.
Renzi, che dice che è stato applaudito dai premier del vertice europeo e non dai suoi compagni di partito, a proposito del Jobs Act, dice esattamente questo. Dice che missione compiuta. Dice che ha fatto quello per cui, come dice Marchionne, i poteri l'avevano messo lì. Il secondo processo, la rappresentanza, il Parlamento, gli assetti istituzionali. Anche qui il principio di rappresentanza era agonizzante da tempo. La fiducia nel Parlamento è ai suoi minimi storici almeno da un decennio. Peggio fanno solo i partiti nei sondaggi sul grado di fiducia. Renzi, come Maramaldo, non aggredisce un avversario in forze, infierisce su un moribondo per certi versi, su una istituzione estenuata, ma lo fa con un progetto mortale per la nostra democrazia, risucchiando il luogo della decisione in alto, nell'esecutivo, nel governo, nel suo governo, ricondotto alla sua persona, verticalizza e personalizza il potere, utilizzando come propellente proprio la sfiducia nei confronti delle istituzioni rappresentative, che dovrebbe, per mandato, difendere, che invece contribuisce ad abbattere. Combatte, nelle sue intenzioni azzera i corpi intermedi, la società di mezzo, le forme di aggregazione, quelle forme salvifiche che permettevano di mettere quantomeno un freno alla atomizzazione, alla solitudine degli individui, le forme che si intromettono tra la sua persona e la moltitudine di individui isolati, solitari, atomizzati, a cui resta come unica possibilità sperare in lui e arrendersi alla propria crisi. Lo fa con una retorica mistificante, mettendo a valore tutte le ragioni di protesta, tutti i malumori, le insofferenze, le frustrazioni, questo è il suo populismo, e facendone ragioni di consenso. Prospetta la rottura, la più ossessiva delle rotture, per metterla al servizio della continuità, la peggiore delle continuità, la continuità dello stato di cose esistente. Per questo diciamo che non è come i precedenti governi. Non abbiamo risparmiato critiche al governo Monti, al governo Letta, ma il governo Renzi è ancora peggiore. Pratica le stesse politiche dentro un quadro di scasso istituzionale più dirompente. È una minaccia seria, lo dico consapevole del peso che ha questa affermazione, è una minaccia seria per la nostra democrazia. Non è una parentesi. Se lasciato andare avanti, lascerà segni indelebili nel nostro assetto istituzionale. La terza linea di crisi riguarda il partito, la forma partito, su cui potremmo riflettere e discutere per settimane, per tutti questi 5 giorni di incontri fiorentini. La forma partito, ma anche il suo partito. Su questo vorrei essere più breve, quasi avviarmi a conclusione, perché se ne parlerà ampiamente nel pomeriggio sulla trasformazione dei partiti della sinistra europea e anche di questo partito. Mi limito a pochi cenni. Il PD non è più un partito nel senso tradizionale del termine. Non è più un partito di massa, ma questo da tempo, un partito di rappresentanza sociale. Non dico niente di scandaloso, ho sentito una collaboratrice strettissima di Renzi interpellata sulle piazze e sul rischio di perdere il consenso degli operai, che diceva in televisione, senza vergognarsi, senza nascondere, ma noi non vogliamo rappresentare gruppi sociali, noi vogliamo il governo.
Questo ce la dice lunga su quanta strada è stata fatta, su quell'idea di democrazia dei partiti che aveva caratterizzato il lungo dopoguerra. Non è più un organismo di autogoverno dei suoi iscritti e di riferimento per un elettorato relativamente stabile. Da tempo quel partito, in generale i partiti, aveva le caratteristiche di una democrazia del pubblico. Si rivolgeva a un pubblico non di cittadini ma di spettatori, mettendo in scena più che la rappresentanza e la rappresentazione. Ma con l'OPA lanciata da Renzi sul PD lo scorso anno e con il passaggio a Palazzo Chigi all'inizio di quest'anno, quella metamorfosi, io credo, ha fatto un salto di qualità. E lo dico con la consapevolezza di quanta perdita questo comporti, col massimo di rispetto per quei compagni che ancora vivono dentro quel partito, la metamorfosi, penso a Civati qui presente, un grande rispetto, perché quella che è in corso non è solo il passaggio a una nuova leadership, a una classe dirigente del partito che poi potrà essere in qualche modo sconfitta e sostituita. Io credo che siamo di fronte anche qui a una mutazione genetica di quell'organismo. Siamo di fronte a un organismo geneticamente modificato, diciamo così, che ha cambiato radicalmente ormai la propria natura. E in buona misura quel partito, ma mi piacerebbe approfondire l'analisi con Pippo, una sorta di protesi del governo, quantomeno nelle pratiche. Viene diretto dal governo, più che dai suoi organismi formali dirigenti, anzi viene per certi versi diretto dal suo capo, che neanche il segretario. L'agenda di quell'organismo ancora formalmente collettivo è dettata dall'alto, è dettata dall'esecutivo. Il suo dibattito interno è condizionato dalle logiche in Consiglio dei Ministri e anzi in buona misura dalla volontà del Premier, che considera il partito con una propria protesi, quella che Ilvo Diamanti chiama il partito del leader, il PDR, il partito di Renzi, se si adegua, è come una zavorra se resiste, se fa resistenza. Lo stesso elettorato è un mutante dichiaratamente trasversale nel progetto, ma in parte anche già nei flussi che hanno contribuito a quel 40% così sbandierato come il miracolo di San Gennaro. Affidato al transfer con la persona del leader, né destra né sinistra, partito di tutti, cioè partito suo. Concludo su di noi, sulla nostra anomalia, anomalia italiana. Nel quadro europeo, soprattutto nell'Europa mediterranea, la sinistra italiana, la sua esiguità, è diventata un'eccezione per le virtù degli altri e per i nostri vizi. Grecia, Spagna, in tutti questi paesi, le sinistre più vicine a quello che è il nostro modello si trovano al livello della competizione per il governo, non al livello della testimonianza di un'identità residuale. Competizione per il governo. Qui il nostro 4,03% della lista all'Alta Europa con Tsipras è stato, l'abbiamo detto, un piccolo miracolo se pensiamo alle condizioni nelle quali siamo arrivati a quella campagna elettorale nella quale siamo stati costretti a batterci. Ma è drammaticamente insufficiente se misurato sulle esigenze, non sulle condizioni, ma su ciò che dovremmo fare e dovrebbe esistere.
Situazione italiana invertita per certi versi rispetto al passato, quando la sinistra italiana era un modello per il resto d'Europa, quando si veniva a imparare qua come si fa a sinistra, nelle diverse sinistre. È situazione tanto più grave se misurata su quello che a cui mi riferivo in apertura, sulle insorgenze sociali di cui parlavo all'inizio, quelle positive naturalmente, ma anche sulle minacce. C'è una società in ebollizione che non è rappresentata politicamente. Con metafora agricola potremmo dire che ci sono praterie davanti a noi, e ci un po' ci inebriamo di questa immagine da Far West. E probabilmente cresceranno man mano che la crisi delle politiche di governo e delle forme della rappresentanza avanzerà e lavorerà. Ma trasferirle, quelle praterie, in rappresentanza non è automatico. Non basta che ci sia un bacino potenziale. Per intercettare quel bacino ci vuole qualcosa, è qualcosa anche di molto significativo, di molto impegnativo. Dare un'alternativa a quella parte grande di società che non la trova nell'attuale offerta politica è un dovere, direi più ancora che politico-morale. Un'alternativa, se non altro, elettorale, in prima battuta, un'isola a cui approdare per i tanti naufraghi della politica. E poi anche organizzativa, una casa vera e propria in cui riprodurre quel noi che si è perso nella selva dei troppi io, delle troppe solitudini. Un soggetto, quello che noi abbiamo chiamato il soggetto unificato della sinistra e dei democratici italiani in un quadro europeo. Questa io credo sia la sfida. Per chi si riconosce nella sinistra e per chi si riconosce nel progetto democratico. Per farlo occorre prima di tutto una risorsa, occorre credibilità. Recuperare una credibilità. La forza del progetto renziano sta nella debolezza delle alternative. Quasi esclusivamente in quello. E l'atteggiamento di chi dice, come dice la canzone, proviamo anche con Dio, non si sa mai, perché non ha altre risposte possibili. E per la credibilità io credo le condizioni sono stringenti, sono rigorose, ne indico tre e chiudo. L'unità. Il superamento di una frantumazione incomprensibile ai più, la capacità di far confluire le diversità in un progetto unificante su alcuni anche pochi punti programmatici condivisi, non andare a spaccare il cappello in quattro sulle differenze, individuare pochi punti condivisi su cui confluire, un diverso stile, un segno di discontinuità. Lo sappiamo che le retoriche renziane, la manipolazione e l'attività illusionistica di Renzi faleva praticamente sul principio della rottura, sul bisogno di, lui dice con un'espressione orribile, cambiare passo, che è un termine manageriale. Noi diciamo cambiare stile, cambiare le forme. Noi questo dobbiamo farlo, un'azione di discontinuità e di rottura con storie che sono vissute come storie di sconfitte e di perdita di occasioni. Un paziente lavoro di radicamento in basso, nei territori, nelle lotte sociali, condizione indispensabile per esserci, e di diplomazia in alto, per ricomporre ciò che si è frantumato, per riconfigurare un sistema di relazioni cooperativo,
tra segmenti di classe politica, oggi separati, nel rispetto delle storie e dell'identità di ognuno, ma nell'impegno di ognuno a mutare nel rapporto con gli altri. Le devo dire, ce lo insegnano le esperienze vincenti in Europa, dove si è usciti dal recinto e ci si è avviati a una competizione paritaria, questo è stato fatto. Ecco, io credo che la nostra riflessione, senza porci obiettivi troppo frettolosi, senza anticipare troppo i tempi, consapevoli che questi processi richiedono pazienza e intelligenza, però questo è il percorso che io credo da queste giornate dovremmo incominciare. Allora, do ora la parola a Prosperi, che invito a venire, e ricordo che purtroppo i tempi per consentire a tutti di partecipare e di discutere sono abbastanza brevi, siamo intorno ai 10 minuti. Grazie. Sono grato a questa occasione di ascoltare Marco Revelli e di assistere ad un momento di riunione, di riflessione sui problemi che ci stanno davanti. Concordo personalmente con le osservazioni e col documento iniziale di Marco Revelli e cercherò di essere breve come necessario, anche perché voi capite benissimo che sono imbarazzato da questo invito, perché io non ho se non il privilegio di avere partecipato alla campagna per l'altra Europa. È stato uno di quei segni di discontinuità, è stata soprattutto una boccata d'aria in un orizzonte politico bloccato, e io spero che queste giornate rappresentino davvero un rilancio di quel progetto e una possibilità finalmente di offrire un punto di riferimento importante in un universo oggi paurosamente disgregato. La mia professione mi denuncia come uno di quei personaggi sui quali si è accanita l'ironia e l'aggressione, prima di Berlusconi e poi di Renzi, con la stessa parola che è stata usata da tutti e due: gufi. I professori gufi. Curiosamente Renzi, pur toscano e fiorentino, si è rifatto a questo precedente senza nemmeno preoccuparsi di mascherare la continuità verbale, quando forse avrebbe dovuto indicare i professori che sollevavano delle obiezioni ai suoi progetti e alle sue pretese, potevano essere indicati più toscanamente come i grilli parlanti, ovvero davanti ad un Pinocchio che ripete ossessivamente la stessa frase di Pinocchio quando dice «voglio andare avanti». È una continua citazione di un classico toscano e un professore può benissimo ricordarglielo. Per quanto mi riguarda, il mio intervento si limiterà a alcune osservazioni su due punti della relazione che Marco Revelli ha proposto per questo incontro. Il primo punto riguarda un termine che lui ha usato quando nella sua relazione, quando ha avanzato questa proposta di costruire un'alternativa come processo inclusivo, aperto alla sinistra diffusa che sta al di fuori della sempre più ristretta e litigiosa sinistra politica, ha definito il renzismo come una proposta inadeguata. Io penso che dipenda dai punti di vista, perché a modo suo è adeguatissima, come del resto lo stesso Marco oggi ci ha fatto vedere, nel senso che è una proposta adeguata ma ad un certo fine, e ha sottolineato il carattere di emergenza democratica creata dal renzismo, dal processo, dal procedere del renzismo. Emergenza, voi perdonerete, uno che ha fatto mestiere di insegnante, di studioso di storia, di ricorrere a dei precedenti. L'emergenza fa venire in mente quello che Carl Schmitt definì stato di eccezione. Io penso che l'emergenza democratica sia oggi il frutto di un progetto
che è la forma modernata di quello che Schmitt chiamò stato di eccezione. In nome dell'emergenza si legifera, si taglia, si tassa, ma si disegna anche una catena di comando del potere come potere di emergenza che si estende dai doveri fissati, come un potere che si ritiene libero dai doveri fissati nella Carta Costituzionale. Lo Stato italiano ha il profilo storico di un coniglio mannaro, impotente e violento con le classi popolari, come ci ha ricordato di recente Sabino Cassese, il quale ha anche allargato lo sguardo al di fuori dei confini e ha posto la domanda fondamentale: chi è che governa oggi il mondo? E ha risposto in una maniera che mi pare che sia interessante e su cui occorre riflettere. Il mondo oggi è governato, dice Cassese, da migliaia di organizzazioni internazionali che elaborano forme di standard globali, lasciando poi agli Stati il compito di fissare tempi e modi per adeguarsi. Il governo del mondo globalizzato ha la sua sede non nel Palazzo dell'ONU a New York, né a Palazzo Berlaymont. Gli effetti del disordine del mondo li registra la borsa e sono agenzie private di rating, come Moody's, gli organismi che hanno preso il posto degli antichi consiglieri di Stato. Oggi le procedure laboriose delle democrazie parlamentari, a fronte della rapidità istantanea delle scelte finanziarie, sono come la marcia dei fanti del 15-18 confrontata a un bombardamento dai droni. Nell'età della rivoluzione informatica lo stato di eccezione ha cambiato però forme rispetto a quelle che aveva in mente Carl Schmitt. Si è insinuato senza clamore e senza moti di piazza, ma ha cambiato nome. Oggi si chiama emergenza. L'emergenza può assumere la forma dello spread o di una mail che arriva da un commissario della Banca Europea o dal presidente della stessa banca. Svuotate le procedure elettorali con le liste bloccate di nominati o superate di balzo coi sondaggi permanenti e con le cosiddette primarie, il potere all'interno dello Stato viene afferrato e gestito nelle più varie forme: forme di governo del presidente, governo tecnico, governo dei saggi. Quante denominazioni abbiamo ascoltato negli anni che abbiamo alle spalle? Ebbene, in Italia abbiamo visto molte incarnazioni di queste forme di governo di emergenza. E se qualcuno chiede le elezioni timidamente, non diciamo sciocchezze, come ha detto il nostro Presidente della Repubblica, non diciamo sciocchezze. La risposta non priva di ragioni che abbiamo ascoltato da un colle inutilmente alto. Anche perché intanto il potere è diventato un fantasma inafferrabile, e forse Jean-Claude Juncker, il potere, non diciamo sciocchezze per l'appunto, quest'uomo di Stato che chiede rispetto per l'istituzione che rappresenta, ha una carriera imbarazzante di obbediente facilitatore di interessi privati, come si è scoperto. Eppure il nostro Presidente del Consiglio, dietro il tonitruare degli annunci, ha obbedito timidamente. Una bella delusione per chi si era illuso di aver trovato in lui il Machiavelli, l'eroe di Machiavelli, l'uomo giovane, audace, capace di battere e di violentare la fortuna, di liberare l'Italia. Quella che vediamo in atto è la violenza che si esercita sulle piazze contro i lavoratori in sciopero, e intanto c'è chi deride gli scioperanti come scioperati, come sfaccendati, battifiacca, che vogliono solo allungare i ponti festivi. Toni scelbiani da parte di un governo dove il tasso di tradizione di sinistra, anche democristiana, perché no, è sempre meno rilevabile alla prova dei fatti. Ma chi si permette di fare questo non è più il governo democristiano, repressivo e impopolare finché si vuole, ma pur sempre frutto di maggioranze espresse da parlamenti nati da libere elezioni. Qui abbiamo a che fare con un governo nato nelle maniere più varie. Quando alle spalle hanno avuto elezioni, sono state elezioni con sistemi al confronto dei quali la legge truffa del 1953 era un modello di altissima democraticità. Si può parlare di governi liquidi, secondo l'aggettivo ormai obbligato ogni volta che si parla dei tempi presenti, e poteri inesistenti, a parte quello di tagliare sul vivo dei diritti dei lavoratori e di svendere i beni comuni. Come si sia, questo governo adesso fa straccio della Costituzione, e qui io vorrei concentrare il mio intervento su ciò che è nell'immediato urgente, senza dimenticare che il compito dello storico dovrebbe essere anche quello di liberarsi
da una ossessione del presente, del tempo presente, che accompagna tutto questo tempo, una specie di invalicabilità dell'orizzonte che ci sta immediatamente di fronte, che ci si proietta nelle immagini televisive, cancellando il passato e cancellando contestualmente e contemporaneamente il futuro. Mai un tempo è stato così privo di futuro come quello che abbiamo da vivere oggi, e lo sanno le generazioni più giovani. Allora, vorrei dire appunto che quello che ci sta davanti è il pericolo nell'immediato dei danni permanenti che può produrre questo governo, pur avendo presente il fatto della sua transitorietà, del fatto che comunque si vive sempre in un'epoca di transizione. Quello che ci sta davanti è il pericolo di alterare profondamente la Costituzione. La questione è sotto i nostri occhi nell'emergenza quotidiana. La Repubblica fondata sul popolo e sul lavoro del popolo oggi viene sostituita da una Repubblica fondata sul populismo, ma non un populismo episodico di un ricco padrone di televisioni come abbiamo già conosciuto, un populismo istituzionale in cui il popolo resta fuori dalla porta grazie a un sistematico svuotamento dei corpi intermedi e delle garanzie istituzionali. E riflettiamo molto sul fatto che all'organismo più antico inventato in Italia, vero, di cui qui abbiamo a Firenze una storia stupenda, straordinaria, all'organismo del comune, questa invenzione italiana, che è il tramite attraverso il quale, vero, i cittadini si appropriano di una cosa comune e la governano, all'organismo del comune oggi viene affidato il compito di agente fiscale di ultima istanza. I comuni oggi in Italia sono alla ricerca disperata di dove attingere soldi dai loro rappresentati, e questo costituisce un'alterazione grave e terrificante, diciamo, per le sue conseguenze, di un dato fondamentale della nostra storia. Bisogna stare attenti a questo, perché l'onda che arriva, è vero, e che soverchia il funzionamento dei comuni è un'onda che intanto è passata attraverso l'alterazione profonda di tutto il sistema attraverso il quale le esigenze, i bisogni della società pervenivano a chi aveva il compito di governarla. Oggi questo sistema è rovesciato. Le province non sono state cancellate, ma sono diventate la camera di pensionamento di gerarchie mediate, vero, di rappresentanti che vanno in pensione così e garantiscono naturalmente un assenso continuo al potere centrale. E non parliamo del Senato, questa Camera forse inutile, che forse poteva essere anche cancellata, che invece di essere cancellata subisce la stessa metamorfosi, una catena di comando ininterrotta che arriva poi a colpire gli individui ormai privi di momenti di espressione di una volontà collettiva. Vorrei aggiungere anche che tra i danni permanenti, quella che abbiamo davanti in questi giorni è la minaccia che grava sul territorio italiano. Barbara Spinelli ha fatto un elenco dettagliato, precisissimo, proprio ieri, del disastro dell'ambiente, delle sue radici profonde, delle minacce che arrivano dal decreto Sblocca Italia. Noi viviamo in una città che nel 66 ha conosciuto un episodio straordinario di mobilitazione di energie giovanili, gli Angeli del Fango, per salvare la Biblioteca Nazionale Centrale. È un ricordo non lontano che vale la pena tenere presente in questo che è un ambiente che ha una storia seicentesca, una storia bellissima rappresentata dalle sue immagini, ma una storia recente di organismo, di sede di insegnamento universitario, di organismo e di luogo per organismi di governo dell'università. Ebbene, oggi i disastri delle biblioteche, la miseria degli archivi con il loro immenso e insostituibile tesoro di strumenti per leggere la nostra storia, per avere memoria del passato nel costruire il futuro, si accompagnano alla rottamazione di intere generazioni di giovani che la scuola dovrebbe portare al massimo dello sviluppo della loro intelligenza. Eppure ancora oggi il volontariato giovanile scatta nelle situazioni di alluvioni e di disastri ambientali, come si è visto a Genova, e sono ancora loro a reagire con iniziative e movimenti di tutela e perfino col lavoro volontario non retribuito, che sta diventando un'abitudine nella gestione di biblioteche e centri, dove il mancato turnover ha aperto falle sempre più grandi.
quel movimento di allora rappresentava la volontà di salvare il sapere, non un sapere museizzato e riservato a pochi, come sta ridiventando, ma una biblioteca come bene comune, questa espressione che oggi è quasi eversiva, viene percepita come eversiva, come pericolosa. Biblioteca come luogo di crescita intellettuale, ricordiamo Gramsci, istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Questo ci sta alle spalle e non deve essere dimenticato, deve ridiventare un nostro motto. Oggi è stato notato che la nostra classe dirigente, tra i suoi vari difetti, la nostra classe di governo, la classe dei politici, ha una difficoltà di fondo, quella di dialogare con la ricerca e quella di comprendere la funzione del patrimonio culturale e le ragioni della tutela di quel patrimonio fissata dalla Costituzione repubblicana. È una classe dirigente la cui incultura meraviglia e addolora ogni volta che sentiamo parlare uno dei ministri, magari richiamandosi come eroe fondatore a Fanfani, degno di ogni rispetto naturalmente, ma come dire, non era dal Partito Democratico che ci saremmo attesi queste indicazioni. Quello che si pensa oggi delle istituzioni culturali, dei musei e delle biblioteche è espresso nella frase degna di restare a futura memoria con cui Renzi ha definito gli Uffizi, una macchina per fare soldi, gli Uffizi, capite? Ebbene, dopo decenni di selvaggia distruzione del paesaggio italiano, uno dei paesi un tempo più belli al mondo, è cominciato l'attacco a biblioteche, archivi e musei. Delocalizzazioni, tagli di personale, penalizzazioni di ogni genere ci dicono che la percezione dell'importanza di questa realtà è del tutto assente dalla nostra classe dirigente. Prima ancora di essere ostili, loro non sanno di che cosa si tratta. E parliamo così di partite di calcio al Colosseo. Siamo anche qui ad un passaggio d'epoca che mi ricorda quello dell'immediato dopo liberazione. Allora ci fu un grande intellettuale italiano, Ranuccio Bianchi Bandinelli, archeologo celebre, che si propose il problema di come gestire il passaggio dalla società d'antico regime che lasciavamo alle nostre spalle alla nuova società che lui vedeva, diciamo, pronta a essere governata dalla classe operaia in un regime di tipo comunista. E il problema che si pose fu quello della tutela nella fase di passaggio dei beni culturali e nell'addestramento, ovvero della classe operaia al potere perché potesse avere rispetto e garantisse la durata di questi beni. Oggi abbiamo un problema rovesciato, dobbiamo garantire la permanenza, la salvezza di quello che resta del paesaggio e di quello che abbiamo ancora come tesori nelle nostre biblioteche perché possano passare al tempo in cui questo sarà ricordato come un passato. Chiudo un discorso che potrebbe essere pericolosamente più lungo, ricordando che è sotto attacco adesso anche la scuola. Seguiamo con attenzione quello che accade nel programma della cosiddetta buona scuola. Ricordo, si è discusso in questi giorni anche dell'importanza del liceo, ricordo che questa istituzione fu definita da Gianfranco Contini, già professore in questa città, come una delle gemme della didattica europea. Ebbene, lo smantellamento della vecchia scuola sta procedendo sotto un disegno confuso di una buona scuola indistinto, pieno di misteri. Vedremo che cosa succederà quando il progetto sarà descritto analiticamente, ma qualcuno ha già notato che aprire la scuola ai finanziamenti privati lascia libero lo Stato di lavarsene le mani contro l'obbligo costituzionale di garantire una scuola pubblica capace di aiutare i giovani a superare gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono di salire la scala del sapere fino all'ultimo livello. E questo mentre si demanda alla scuola, con un disegno di legge singolarmente timido, di aiutare i giovani immigrati e portarli al diritto di cittadinanza, un diritto che è di gran lunga un'urgenza e un'urgenza che viene continuamente dimenticata e protratta perché si tratta di creare l'Italia del domani, di accogliere dei cittadini che lavorano e vivono da noi. Tutto questo richiede vigilanza e reazione immediata a tutti noi e l'appello di Marco Revelli non può che trovare il consenso più pieno. Io vorrei anche aggiungere che, per chiudere con una frase che almeno ricordi ai presenti le mie scarse competenze di storico, so che una delle definizioni che più mi sono piaciute della storia è quella di aprire l'orizzonte alla speranza, cioè ricordare il passato serve anche per liberarsi
dal peso del presente. E leggevo proprio, venendo qui, rileggevo una vecchia lezione di Marc Bloch, il grande storico francese, che ha rinnovato il panorama degli studi e della concezione della storia del secolo scorso, quando dice che appunto se si guarda un po' più lontano del nostro naso, un po' più lontano del cinquantennio, del secolo che abbiamo alle spalle, scopriamo per esempio che il ritmo fallimento-ripresa è un ritmo della storia economica e che tradizionalmente da sempre gli stati si sono liberati dai loro debiti semplicemente rifiutandosi di pagarli. Ecco una delle indicazioni che potrebbero essere utili se abbandoniamo finalmente il... Va bene, vi ringrazio molto. Grazie professor Prosperi, do la parola a Bia Sarasini, a cui seguirà Gianni Rinaldini. Comincio con una frase che forse in molte conoscono, in molti non lo so, ma sicuramente molte sì. Non credere di avere dei diritti, ma pensa alla giustizia. È una frase di Simone Weil, una parte del femminismo italiano ne ha fatto un proprio motto, soprattutto della prima parte, non credere di avere dei diritti. La seconda parte è quella che mi interessa ora, ma pensa alla giustizia. Perché la cito adesso e penso che sia opportuna, sia parli del presente? Perché Simone Weil scriveva questo alla vigilia della guerra, della seconda guerra mondiale, nella crisi totale della democrazia che le si presentava davanti a tutti, nella crisi della rappresentanza dei partiti. Il partito nazista è un partito eletto democraticamente, questo per dire il contesto, ma che fa pensare anche ora. Quindi crisi della rappresentanza e questo non credere di avere dei diritti, che tanto ha fatto discutere, fa discutere peraltro, si capisce, credo, oggi in tutta la sua chiarezza, perché i diritti non sono mai acquisiti, e totalizzarli e fare anche dei partiti una totalità, una parte che diventa una totalità, acceca. Può impedire, ed impedisce di fatto di vedere quello che cambia, quello che muta, quello che non c'è e che invece si considera acquisito per sempre. Noi siamo nella situazione in cui vediamo i diritti, sono stati citati primi, i diritti del lavoro, i diritti della buona scuola pubblica, il diritto della buona sanità, che fanno parte della storia della nostra Repubblica, delle nostre lotte politiche, perché nessuno di questo è stato qualcosa che è stato regalato, dato per concessione di un qualche sovrano illuminato, sono stati diritti conquistati. La stessa democrazia, e la crisi della rappresentanza parla della crisi della democrazia, e ne siamo pienamente immersi in questo momento in Italia e in Europa, parte da questo al suo centro, perché se la democrazia, come sappiamo, è una forma, è una procedura che suppone una eguaglianza formale, le lotte, la democrazia è diventata quello che è diventata e che includeva i diritti di cui ho parlato prima, i diritti che abbiamo conquistato, diritti delle donne, degli uomini, eccetera. Ecco, questa democrazia l'abbiamo costruita pezzo a pezzo, fin dalle sue origini, quando è diventata la forma del governo della cosa pubblica, quella in cui si governava, e se oggi la vediamo ridotta alla pura procedura, alla pura tecnicalità, al puro esercizio dell'arte del potere nelle mani di pochi, cioè la democrazia che sarebbe il governo del popolo diventa il governo dei pochi, è proprio perché solo alla procedura ci siamo affidati, e questa proceduralità nella sua estrema formalizzazione non è più capace ed esclude sempre di più nei diritti che vengono mano a mano cancellati, messi in discussione, ridotti a formule,
a diritti che non parlano più delle differenze, perché la tensione della democrazia nella sua eguaglianza formale è la capacità di includere le differenze, la differenza tra donne e uomini, le differenze di classe, di censo e così via. Questo è un primo punto, perché è un progetto nuovo, un progetto politico, di nuovo soggetto politico, di costituente di nuovo soggetto politico, che credo che sia la tensione che ci anima a stare qui, non può che partire da questo, da quel pensa alla giustizia, perché quando i diritti sono messi in discussione, quando non sono più quella casa nella quale abitiamo, in cui stavamo bene, è la giustizia che ci deve guidare, cioè qualcosa che rispetto alla materialità, alle condizioni di vita presente, che sono sempre più difficili, drammatiche per una persone sempre più estesamente varie, ben di più di quello che normalmente ci diciamo, ecco, è il sentimento della giustizia, è l'ideale della giustizia che ci guida e ci mobilita. E uso la parola mobilitarsi perché, come dire, la speranza, l'idea che possiamo realmente fare qualcosa di nuovo, che vada oltre le delusioni, le sconfitte, i fallimenti che abbiamo alle spalle, almeno la parte di noi che ha l'età per avere alle spalle tutto questo, ha necessità di avere, come dire, un terreno ideale, una speranza sulla quale agire, il pensare sì, lo possiamo fare, possiamo portare la giustizia ancora di nuovo nella forma che ci vuole oggi in questo mondo, in questa politica. E questo non si riduce, non è e non siamo qui per questo, per pensare a patti tra, almeno io non lo penso, a patti tra ceti politici, tra singoli pezzi, non che non siano necessari questi aspetti, io non, come dire, non condivido quel sentimento anticasta che è così dominante e che ha comunque una parte di verità nell'esperienza che c'è stata. Ma perché, diciamo, le alleanze che sono necessarie da costruire hanno necessità di vivere in quello che dicevo prima, quello che Weil chiamava nel suo linguaggio soprannaturale, ma che possiamo tradurre in un linguaggio, diciamo, più materialista, se vogliamo, che non necessariamente fa affidamento a un orizzonte ultraterreno, al terreno simbolico delle grandi parole, delle grandi idee che ci mobilitano, un terreno etico sicuramente, come diceva prima Marco Levelli, un terreno di creazione di immagini e di renderle comune, condivise, parole nelle quali tutti e tutte ci possiamo riconoscere, che costruiscono il terreno comune del patto nel quale agire e fare azione politica significativa per questo progetto di nuovo soggettività politica, quella di cui abbiamo necessità, che non nega l'esistente, chi esiste, ma spinge a qualcosa di più, perché qualcosa di più è necessario. L'altro punto che volevo vedere riguarda i soggetti che si muovono in questa dimensione, oggi, adesso, questi soggetti e i linguaggi che parlano. La nuova attenzione del lavoro e nella crisi della rappresentanza, che è una lunga storia, vorrei che questo ci fosse chiaro, non è di oggi la crisi della rappresentanza e della democrazia, viene da lontano, viene perlomeno dagli anni Ottanta e dalla sconfitta che c'era prima dagli anni Ottanta, cioè è una storia che ha un lungo cammino dietro, forse non l'abbiamo vista benissimo, forse ci siamo anche un po' illusi che non fosse esattamente così, però è così. Ecco, i soggetti di questa storia sono varie e molteplici, il venir meno del legame, anche quello già periclitante da tempo, ma oggi sotto gli occhi evidente, si è consumata una rottura tra mondo del lavoro e rappresentanza politica, la rottura del rapporto tra i sindacati e la parte politica. Il PD con cui c'era un legame stretto, il riconoscere questa dimensione,
il portare cioè il lavoro al centro, ma ecco, solo il lavoro operaio? Io, come dire, sono entusiasta e commossa di vedere e di essere in rapporto con operai che difendono il loro posto di lavoro e nel difenderlo con generosità fanno un lavoro per tutti, ma la manifestazione di quella del 14, le 35 piazze che hanno una forte valenza simbolica e che sostituiscono l'impossibilità dello sciopero per i lavoratori precari in un luogo preciso con la simbolizzazione del loro, della loro posizione nel dire siamo tutti rifiuti, tutti siamo scarti di questa società. Ecco, è in questo cambiamento e nuova relazione di soggetti che c'è la speranza del futuro ed è questo che il linguaggio che dobbiamo parlare. E in questi nuovi linguaggi, mi prendo però ancora qualche minuto perché ho una cosa da dire, ecco, in questi nuovi linguaggi le differenze, la differenza, il fatto che, come dire, i poveri, i nuovi poveri, cioè come una figura, tutti i dati dicono che la figura centrale sono le lavoratrici precarie, madri single, ecco, non è un particolare, non è un'aggiunta da fare, ma è una scelta di linea politica, se volete, di cambiamento sì di passo allora, non nel senso manageriale del tempo, nel senso manageriale del termine, ma di trovare le gambe, le parole, le voci, di sceglierle, lo dico questo dalla mia posizione, dalla mia storia che è lunga e che quindi cerca il nuovo che c'è, pensa di essere qui in posizione di servizio per permettere che questa storia si faccia strada. Chiudo. E ritorno al femminismo che nella scelta delle parole di Simone Weil era implicito, anche se quella parte del femminismo non è esattamente la mia, ma questo non ha molta importanza in questo momento. Ecco, perché penso che ci sono culture politiche che hanno vissuto in parallelo in questi anni. Negli anni 70 è stata consumata una rottura tra la nuova sinistra, era allora, e le donne dei movimenti che hanno scelto di andare altrove. Adesso non è questo il momento di decidere se era giusto o sbagliato, se le donne del femminismo, io come femminista, tenendomi in un'altra parte, abbiamo tolto qualcosa dalla politica. Lucio Magri diceva che se i soggetti politici sono maschili, i partiti sono arrivati alla loro crisi anche proprio perché noi, donne, femministe, ci siamo sottratte. Penso che sia il tempo di nuove alleanze, di nuove linee politiche nella diversità delle generazioni, dei linguaggi, ma alla pari, senza leader e leaderismi uomini, permettetemi di dirlo, lo dico senza nessuna rivendicazione, che pretendono di parlare a nome di tutti, ci sono solo parzialità, quello che possiamo fare è ricomporle, altrimenti non ci meravigliamo che Renzi, che conosce bene la modernità e la contemporaneità, molto di più di noi sinistra, parli esattamente questo linguaggio e avendo capito che nella contemporaneità è necessario che ci siano donne in posizione di potere, oppure che i problemi delle donne sono fondamentali, nei gesti nei quali cerca il consenso ha fatto esattamente questo, portare donne al governo, raccogliendo quindi un'istanza, quella del 50-50, e peraltro mettendola in crisi, o pensando a un assegno alle donne madri. È una sfida questa, cioè ci sfida, io non so quanti e quante l'abbiamo capito questo, ma è proprio un vero terreno di sfida. Grazie Gianni Rinaldini. Mi scuso per la brutalità con cui intervengo, ma per consentire a tutti di poter parlare lo continuerò a fare. Ma dico subito che per stare nei tempi, tentare di non sforare più di tanto, parto da considerazione che si proponeva Revelli. Noi siamo di fronte ad un profondo cambiamento dell'assetto strutturale del Paese,
dell'assetto costituzionale che io traduco in un elemento centrale, che è l'equilibrio che è proprio del capolavoro costituzionale fatto nel nostro Paese tra rapporti politici, diritti civili e diritti sociali, che caratterizzano nel loro insieme, in questo equilibrio, la natura antifascista della nostra Costituzione. Ora, a me pare che nel corso di questi anni noi non siamo stati in grado di connettere quello che avveniva a livello sociale con quello che avveniva a livello istituzionale. E lo dico a partire da una considerazione che, e ovviamente per ragioni di tempo affronterò solo questa questione, che il governo Renzi, a mio parere, è il prodotto di questi decenni di devastazione culturale, politica, istituzionale e sociale. Gli hanno spianato l'autostrada e la sua popolarità, che ha avuto con le ultime elezioni, deriva dal fatto che questa devastazione aveva determinato un senso comune tra le persone in carne ed ossa, che erano il prodotto di questo processo. Allora io mi domando, me la dico così proprio per cosa si sta configurando a livello sociale, quale assetto, quindi non solo l'austerità, ma quale assetto dal punto di vista istituzionale? Qual è il disegno? Io non credo che siamo all'ultima fase, perché già i giornali parlano di quella successiva, fatto il Job Act, che è quella che verrà fatta a gennaio-febbraio, e che riguarda la contrattazione. Qual è il disegno che è stato perseguito, utilizzando la crisi non solo nell'austerità come dato materiale, ma come ridefinizione degli assetti complessivi, che non è un problema solo italiano, che è quello che sta succedendo anche in altri paesi. Allora, il processo, a mio avviso, si riassume in una condizione di precarizzazione di massa, superamento di tutte le forme di tutele dei diritti. In questo l'articolo 18, al di là della discussione sui numeri e di quanta gente riguarda, il problema è che l'operazione in corso, a dire in vero già fatta in parte dal governo Monti, perché già era stato svuotato in modo consistente dal governo Monti, attraversa tutte le altre questioni, e cioè la dissociazione totale tra lavoro e diritti, che sta alla base invece della storia europea dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel momento in cui tu vai alla dissociazione totale tra diritti e lavoro, è evidente che questo elemento attraversa tutti gli altri aspetti della manovra che viene fatta. In questo però noi non possiamo non tener conto che questo è un obiettivo che è stato perseguito in questi ultimi decenni e che ha avuto un'accelerazione all'interno della crisi. Il togliere le causali ai contratti a termine sono state fatte già prima, poi sono state adesso portate a 3 anni da Renzi. Ma il passaggio vero per cui tu toglievi la causale rispetto ai contratti a termine è stato un passaggio compiuto precedentemente, poiché la discussione a quel punto era la temporalità, come concludere il percorso. Così come rispetto alla contrattazione
È evidente, come già ieri riportava un giornale di solito ben informato come giornale Repubblica, che l'operazione sarà quella di utilizzare l'articolo 8 già esistente, che ha distrutto il contratto nazionale e che c'è già, è già stato fatto, e assieme all'operazione di rendere strutturali gli incentivi del governo, e cioè la detassazione per quanto riguarda gli incrementi retributivi a livello aziendale, a livello della contrattazione aziendale, al punto tale che noi siamo l'unico paese in Europa dove per l'impresa un'ora di lavoro straordinario costa meno di un'ora di lavoro normale, in un paese che ha questi livelli di disoccupazione. Il passaggio successivo, per completare il quadro, sarà quello dell'applicazione ed estensione dell'articolo 8, che vuole dire l'abolizione dei contratti nazionali e la riduzione del sindacato ad un ruolo puramente aziendale e corporativo, subordinato alla logica di ogni singola impresa. Questo è il disegno che Renzi sta completando rispetto ad un percorso che è stato avviato nel corso di questi anni e nel corso di questi decenni. Lo dico perché riconnettere le questioni? Guardate che noi siamo stati a strappi, e devo accelerare, mi dispiace, ma a strappi che anche sulla Costituzione, che non hanno avuto la reazione dovuta. Io non dimentico, a proposito di Costituzione, di ipotesi autoritarie, che in questo Paese è stato possibile chiudere le sedi sindacali in tutti gli stabilimenti Fiat e non è successo niente. Niente. E che la democrazia, e cioè la Costituzione, nei luoghi di lavoro è stata salvata dalla Corte Costituzionale. Altrimenti, se fosse dipesa dalla reazione democratica che c'è stata in questo Paese, questo era stato reso possibile e praticabile. Questo non ha un valore inferiore rispetto a quello che si determina a livello istituzionale. C'è un rapporto tra le due questioni. E allora, e concludo, rispetto proprio a questo percorso, c'è un nucleo di questioni teoriche che bisognerà approfondire, che riguarda proprio il rapporto sindacato-partito. Le storie antiche, che derivano in realtà dalla seconda e dalla terza internazionale, del rapporto partito-sindacato, sono concluse, sono finite, e tanto più per chi pensa alla costituzione di un nuovo soggetto politico. Noi in questi anni abbiamo avuto la parodia di quel rapporto, che si è rotto non per una rielaborazione da parte nostra, perché a conclusione di quel percorso ci si è ritrovati un segretario di partito e presidente del Consiglio che dice che lui con il sindacato non ne parla neanche, perché il sindacato confederale dentro quel lo schema che dicevo prima semplicemente non esiste. Ora il problema non è di rivendicare e di ricostruire quella cosa, si è rotta, si è aperto un movimento. Aggiungo che il 14 c'è stata la manifestazione, lo sciopero generale dei meccanici al nord, con un'enorme manifestazione a Milano, e a Milano è intervenuto anche un giovane studente dello sciopero sociale in un intreccio tra le diverse piazze. Lo dico che questo, che ha avuto anche la sorpresa di riattivare una credibilità, perché molta gente, molti lavoratori, quando si parla con la gente ti dicono: ma come mai adesso state facendo tutto sto casino e con Monti non avete fatto niente, quando ha fatto le pensioni, ha fatto tutto il ben di Dio?
si è recuperato e si è riattivato una credibilità in queste settimane, che però è una credibilità che troverà un appuntamento nello sciopero generale, ma che dovrà aprire per tutti una nuova fase, sia a livello sociale sia a livello politico, perché se non è così, in 3 giorni torna la rassegnazione e torna il discredito anche rispetto alle organizzazioni sindacali. Grazie. Grazie Norma Rangieri, a cui va chiaramente il nostro sostegno e anche il contributo, perché l'esistenza del manifesto patrimonio della nostra sinistra possa continuare ad esistere. Grazie, buongiorno e ringrazio molto di questo invito. Ma i fatti di questi ultimi giorni richiederebbero in realtà una riflessione a parte, perché stiamo vivendo una fase di conflittualità diffusa, radicale, come da tempo non si vedeva, perché negli ultimi anni lo scontro era stato soprattutto di tipo politico-partitico e oggi invece ha una forte impronta sociale, sindacale, extrasindacale, movimentista, perché la crisi è durissima e profonda. E perché gran parte della società italiana, dai ceti medi ai senza niente, diciamo, ne è coinvolta. Assistiamo a un nuovo autunno caldo, ma non lo so. Però so che questa protesta sociale continuerà e si allargherà, perché è carica di rabbia, perché non ha una rappresentanza politica. E continuerà a lungo se non troverà risposte immediate e di lungo termine. Ed è proprio sul medio e lungo termine che noi dobbiamo ragionare oggi. Noi sappiamo che l'Italia è stata a lungo un laboratorio politico, il paese con il più grande partito comunista dell'Occidente, ma anche il paese che ha fatto nascere il fascismo in Europa, e anche il paese che è diventato un caso mondiale inventando il ventennio berlusconiano. Adesso alcuni indicano il renzismo come fenomeno storico, prendendo come base il risultato eclatante delle ultime elezioni europee. E non a caso fioccano i confronti tra l'ex cavaliere e l'attuale premier. E si trovano, diciamo, diverse analogie, però ben vedere, secondo me, il renzismo è un fenomeno invece di retroguardia, perché il social liberismo blairiano che Renzi vuole applicare in Italia è appunto un modello che viene ripreso 20 anni dopo Blair. E in ogni caso, nell'analisi e nel giudizio sul renzismo, noi siamo avvantaggiati, questo sì, perché possiamo appunto avvalerci di molte analisi e riflessioni fatte sul ventennio dell'uomo di Arcore. Ora, naturalmente qui non è il momento di farne un'analisi approfondita, anche se mi sarebbe molto piaciuto, ma una domanda si pone subito ed è questa: a che cosa serve un partito se il contatto, la comunicazione diretta con il pubblico avviene attraverso uno schermo o un Twitter? Se il PD diventa un partito che non promuove più azione sociale, ma produce, diventa un'organizzazione che produce messaggi, lo strumento di cui il leader ha bisogno naturalmente è la televisione, il web e di conseguenza il marketing elettorale. Ora, se il politico per di più è un buon comunicatore, Renzi è un comunicatore eccellente, allora il gioco è fatto e si manifesta un fenomeno magico per cui parole come merito, ottimismo, speranza, futuro diventeranno delle scatole lucenti, anche se piene di bruttissime sorprese. E quindi noi torniamo, come siamo stati con il berlusconismo, ad essere avvolti nella nuvola del verosimile. Bisogna quindi imparare, e un po' siamo anche addestrati, a diradarla,
per riabilitare l'interpretazione, come diceva Marco Revelli prima, a riabilitare l'interpretazione contro la rappresentazione, una rappresentazione che poi via via abbiamo visto anche surrogato la rappresentanza. Naturalmente è un esercizio difficile perché obbliga ad andare contro la forza dell'opinione corrente, che è accecata dai bagliori della commedia politica, e come già con Berlusconi, questa macchina del consenso che si è rimessa in modo poderoso, cosa fa? Spinge dietro il sipario la povertà, commisera i perdenti, emargina il lavoro, irride la protesta, esilia la memoria e impone una falsa concretezza. Un esempio per tutti: l'imbroglio del contratto a tempo indeterminato e tutele crescenti, no? Indeterminato, tutele crescenti, che fa pensare a che cosa? Proprio al posto fisso, alla sicurezza, ai diritti, proprio mentre ne dispone e applica il dispositivo che ne dispone la fine. Quindi è un gioco di illusionismo molto sofisticato che dobbiamo imparare a scomporre e denunciare, perché non è molto facile. Noi qui tra noi sappiamo, ma a livello di opinione pubblica è molto più difficile. E tant'è che, esattamente come succedeva con Berlusconi, Renzi cosa fa? Fa sentire i telespettatori, i followers, come protagonisti del cambiamento, uguali al leader, che si pone come uno del popolo, come uno di noi, tanto che nel caso di Renzi, forse, più che parlare di strategia, dovremmo parlare di fenomenologia, come la famosissima fenomenologia di Mike Bongiorno ai tempi quando Umberto Eco scoprì questo meccanismo. Ecco, anche perché Berlusconi lo ritroviamo come tra i più ardenti sostenitori di Renzi. Sì, conta molto il fatto che si è innamorato, diciamo vorrebbe questo giovane leader come suo morale successore, perché padroneggia i mezzi di comunicazione, la telecamera, ma c'è anche un altro motivo per cui Berlusconi lo ama così tanto, ed è un motivo di sostanza, diciamo il vil denaro, gli interessi, o quello che una volta si chiamava blocco sociale. Perché finalmente Berlusconi può fare un passo indietro, non tanto e non solo perché ferito dalla magistratura, ma perché appunto Renzi sta ricostruendo un blocco sociale di centrodestra che tiene insieme Confindustria, Finanza Internazionale, banchieri della BCE a cui ha consegnato le tutele sindacali, le lobby immobiliari, eccetera. E quindi finalmente, mettendo al sicuro gli interessi del padronato, mette al sicuro anche gli interessi di Berlusconi, che di questo padronato fa parte. Tanto che è disposto a consegnargli, a regalargli persino Forza Italia, accettando una legge elettorale che mette Forza Italia in terza o addirittura in quarta posizione. Quindi questa continuità, questo filo che lega comunicazione e blocco sociale, diciamo, non si può dire del resto che Renzi non l'abbia ben spiegato, parlando chiaro nel suo programma, quando ha fatto l'elogio del liberismo, ancora in un'intervista del 2012 sul Foglio, in cui Renzi diceva: il liberismo è un concetto di sinistra, le idee dei Zingales, degli Ichino e dei Blair non possono essere dei tratti immaginari dell'identità del nostro partito, ne devono essere il cuore. Quindi più chiaro di così non si potrebbe essere. Quindi sono d'accordo con Marco Revelli quando dice che l'Italia è un'oligarchia plebiscitaria fondata sull'impresa. Queste considerazioni del resto sono in qualche modo fatte proprie anche da chi non è di sinistra, anche da chi è di cultura, diciamo, liberale. Un professore di valore come Gustavo Zagrebeschi, a proposito della cosiddetta vocazione maggioritaria del Partito della Nazione, citando Bobbio, sostiene che non di vocazione maggioritaria si tratta, perché non è che c'è qualcuno che fa un partito a vocazione minoritaria,
no? Non di vocazione maggioritaria si tratta, ma di vocazione totalitaria, perché se uno vuole costruire un partito che non rappresenta una parte, ma rappresenta la totalità, è un partito a vocazione totalitaria. E quindi ora vedremo, e già vediamo, se aguzziamo un po' la vista, il forcing per impaurire, convincere i perdenti che se non stanno con il nuovo leader avranno da perdere assai di più. E come dice il professor De Cecco, cito un'intervista al Manifesto, il renzismo non ha più nulla in comune con la tradizione socialdemocratica e con l'esperienza delle coalizioni di centrosinistra. Margaret Thatcher, dice il professor De Cecco, pensava che il suo risultato politico più importante fosse proprio la nascita del New Labour di Blair, costretto, citazione della Lady di Ferro, a trascinarsi nel mondo moderno, a sostenere il mercato, le privatizzazioni, la riforma delle leggi sul lavoro, meno tasse su individui e imprese. Silvio Berlusconi e il fantasma, diciamo così, della Lady di Ferro potrebbero dire lo stesso di Matteo Renzi. Ora, e vengo alla seconda parte di quello che volevo dire, questa radicalità del renzismo potrebbe essere una buona occasione perché a sinistra qualcosa di nuovo accada. La brutalità dell'attacco, è stato detto, sindacato, lavoro, eccetera, dovrebbe consigliare a molti di quelli che oggi lo contestano nel PD di non rifugiarsi nella prudenza della mediazione, come è stato fatto all'inizio della travolgente ascesa al potere di questo presidente segretario. E non perché non fosse giusto puntare sul centro-sinistra, ma perché credere che Renzi ne potesse essere l'interprete si è rivelata una scelta sbagliata, perdente. Dopo l'abolizione del Senato, la legge elettorale, Job Act, eccetera, questo ormai è chiaro. E certamente la sinistra non può diventare una sinistra dell'emendamento. Si fa l'emendamento e poi si vota la fiducia. Ora, in Grecia e in Spagna sta nascendo qualcosa di nuovo a sinistra, anche proprio come forze organizzative, come strutture organizzative, che pongono un problema al centro del tavolo, il rapporto tra movimento e governo. Allora noi dobbiamo costruire una forza o un insieme di forze che possono farsi sentire con autorevolezza. Ora sia chiaro, dobbiamo rivolgerci però una domanda: perché non riusciamo a rappresentare una sinistra larga, popolare, una sinistra del lavoro, dei diritti, del cambiamento? Una prima risposta a radici storiche. Noi non sappiamo stare insieme, non sappiamo unire le forze, perché ciascuno di noi crede di avere la verità in tasca e guai a chi gliela tocca. E questa è una malattia, io la chiamo una malattia ideologica, perché scavalca le persone, scavalca i rapporti. Noi a sinistra abbiamo un forte bisogno di sincerità e di franchezza, se siamo ancora nessuna minoranza, più come rappresentanza politica che nella società italiana, bisogna dire. Non è per colpa di Renzi come non era colpa di Berlusconi. Il problema siamo noi, le nostre divisioni, il nostro essere eternamente incapace di essere uniti. Se vogliamo diventare più grandi e più forti, ognuno deve cedere un pezzo della propria sovranità. Ora, con l'esperienza di Tsipras e quindi con l'apporto di Seldi, di fondazioni, di tutte le diversità territoriali, con il contributo di tutte le preziose diversità, si è cercato di andare in questa direzione. E noi del Manifesto, lasciatemi fare questa autocitazione, l'unico giornale siamo stati a crederci, a sostenere l'esperimento in modo aperto, anche senza autocensure, pur sapendo che sarebbe stata una delle imprese più difficili, perché questa lista non la conosceva nessuno, neanche a sinistra. Ora, non sempre le motivazioni che hanno portato a questa lista sono state rispettate, no? Ci sono stati dei personalismi esagerati, delle dosi eccessive di autoreferenzialità, degli insopportabili elenchi dei buoni da una parte e dei cattivi dall'altra. Ma nonostante tutto, alla fine ha prevalso. Perché? Perché si sono abbattuti gli steccati, che è una cosa che ha premiato la lista soprattutto rispetto alle nuove generazioni, e alla fine questo si è tradotto in una forza che poi ha avuto anche un peso elettorale.
E chiudo dicendo questo: noi abbiamo cercato come manifesto di dare voce a questa sinistra che non vuole chiudersi nell'autocompiacimento dello sconfittismo di quelli che hanno il ruolo rassicurante di fare l'opposizione a vita. Ma adesso come continuiamo? Vista anche la sproporzione delle forze in campo, sarebbe deleterio se noi volessimo dire che vogliamo diventare maggioranza. Tuttavia, ripeto, vogliamo che si costruisca a sinistra del PD una forza o un insieme di forze che possano farci ascoltare sui temi legati al governo del Paese. E accanto quindi all'oceano di un centrodestra renziano c'è un mare. È il mare nostro, è il mare della sinistra, e dentro questo mare, anche se non naviga una nave ammiraglia, ci sono tanti vascelli che un giorno potrebbero diventare una bella flotta se naturalmente riusciremo a navigare insieme verso un'unica direzione. Grazie. Adesso. Adesso chiamiamo Pippo Civati. Ascoltiamo Pippo Civati, che ringraziamo di aver accolto il nostro invito, dopo Curzio Maltese. Sono io che devo ringraziare voi, per la verità, perché devo dirlo così: qualcuno nel PD trova strano che io sia qui, mentre forse trova normale che magari in posti vicini, proprio dal punto di vista topografico, qualcuno si incontri con Verdini in segreto. Io mi incontro con voi in pubblico e penso che sia la cosa più giusta da fare. Sono, per la verità, molto d'accordo sulle questioni politiche poste nella relazione. Non mi capita mai di dirlo quando sto in direzione nazionale nel PD, quindi lo dico per Marco Revelli oggi, su un punto soprattutto, su un punto, che è quello del trasformismo, che secondo me è la vera chiave di lettura di questa situazione politica, di un trasformismo ricercato, voluto e che banalizza tutte le forme di vita che lavorano per l'alternativa, quale essa sia, che ha bisogno di creare caricature al proprio esterno. Non è un caso che i più grandi sostenitori di Salvini siano proprio quelli che commentano la politica in Italia, no? È diventato uno stratega. In realtà fa sempre le stesse cose, segnala un problema, ma non credo di poter parlare di un'evoluzione concettuale, eppure noi fomentiamo quest'idea. Quindi io sul trasformismo penso che dobbiamo lavorare tutti per ovviamente opporci. E c'è un'altra cosa che dal punto di vista culturale vorrei rilevare, che tutto quello che sta succedendo è molto maschilista, è molto paternalista, è nemico della differenza. Guardate che questo è precedente a qualsiasi tipo di riflessione politica, però le cose che sono state dette questa mattina mi confermano nell'impressione che siamo di fronte a un modello che è culturalmente pericoloso per il nostro Paese, che poi il nostro Paese è pronto, ovviamente, immediatamente pronto a raccoglierlo. Quindi per me si tratta, come capite, di un problema culturale anche di senso. Guardate che io so benissimo che sono in una posizione strana, non c'è bisogno che me lo diciate. Vi ringrazio per l'incoraggiamento, però io non è che sono detto del tutto deficiente, io sto cercando di capire se questo discorso riusciamo a condividerlo con più persone, se questa riflessione critica coinvolge non soltanto una parte di gruppo dirigente del PD, su cui torno subito, ma soprattutto i nostri elettori, perché la cosa più vile dell'uso manesco del 40%, che nel 40% ci sono anche io. E ci sono io sulla base di una ragione congressuale. Chi fa politica sa quanto sia importante rappresentare chi ti ha votato alle primarie. Io però speravo, sono un ingenuo, forse speravo che i giovani cambiassero le cose in questo Paese, che ci fosse un passaggio di maturità, di maturazione da parte dello stesso Renzi, anche rispetto a una responsabilità che riguarda il nostro Paese, non il potere e il suo successo personale. Sul narcisismo ha vinto, è il campione del mondo. Gliel'hanno riconosciuto tutti, ma non è quello il problema. E invece subito dopo quel 40% è stato usato contro di noi. Guardate che non è, anche questo è un inedito, perché anche il berlusconismo era una cosa più generosa, più accogliente, più cattolica. Invece qui non c'è nessun perdono per chi non la pensa così. Quindi c'è un processo che si è accelerato in questi mesi, in queste ultime settimane, che si vede già
anche nelle rilevazioni demoscopiche, si vede soprattutto nello spaesamento in cui viviamo, non soltanto noi che cerchiamo di interpretare le cose, ma i volti e le persone che ho incontrato a Milano l'altro ieri. C'è rabbia, c'è indignazione, c'è anche una forza provocatoria, ma c'è soprattutto la preoccupazione. Allora è su questo che io vorrei che ci concentrassimo. Che ci concentrassimo, però, se posso dirlo, è una critica che faccio a me stesso, meno con ragioni ideologiche e più con un progetto politico. Perché sull'ideologia io leggo Revelli da quando ero un bambino, i fondi di Curzio Maltese, le riflessioni che facciamo, lo dico con una banalità, ma non abbiamo bisogno di convincerci o di ritrovarci sotto un unico tetto dal punto di vista dell'elaborazione politica. Dobbiamo però fare politica, e quello che è mancato, e io ovviamente ne sono il primo testimone, dobbiamo fare politica per spiegare che questo progetto, oltre a essere qualcosa che non ci appartiene, che forse è il più grosso nemico della sinistra che si possa concepire, è anche un progetto inconcludente, è un progetto che indebolisce tutti, perché anche quelli che pensano di salvarsi, io lo vedevo in treno l'altro giorno, c'era il classico commento lombardo, no? Questi sindacati che scioperano e mi fanno perdere il treno a me, e quello io li guardavo con commiserazione, perché il prossimo è lui. Magari gli spero che abbia un contratto prima della rivoluzione, che è del Jobs Act, perché sennò solo i nuovi tocchiamo, che non è, guardate che è forte, il Presidente del Consiglio nuovo che toglie i diritti solo ai nuovi, guardate che è un messaggio a tratti delirante. Per cui dicevo, il progetto deve essere qualcosa che si basa su un'analisi che abbiamo fatto con tante voci, ma che deve avere anche una prospettiva, anche un modello diverso. Guardate che noi in Parlamento, prima di votare il Jobs Act, io voterò contro, lo dico perché c'è un po' di confusione, no scusatemi, non è per prendere l'applauso qui, perché ogni applauso qui è un amico in meno nel gruppo del PD, per cui non applaudite troppo. Non è una scelta che faccio sulla base così di un'intemperanza. Però è anche per segnalare che non tutti nel PD stanno avendo lo stesso atteggiamento, non tutte le cosiddette minoranze sono davvero minoranze, e questo è il vero problema, perché io vorrei coinvolgere una parte consistente, non tanto del gruppo dirigente, ma delle persone che stanno nel Partito Democratico in questo ragionamento. Ed è una sfida quotidiana però, e non sempre vincente. Dicevo che prima del Jobs Act noi abbiamo votato lo sblocca Italia, non ho visto l'indignazione in persone che pure avevano dei valori e dei principi diversi, l'hanno votato, che li ho votato contro, ma... E guardate che anche fare quello che sta facendo Pierluigi Bersani, che io stimo, però di fare la battuta pesante personale il sabato e negli altri giorni della settimana garantire che l'area di governo sia più larga, non è una grande idea. Quindi è questo il tema, riusciamo ad aprire una riflessione che sia la più larga possibile, riusciamo a farlo su parole chiave del nostro futuro, sul senso dell'Europa. Guardate che anche questo progetto europeista, io lo sono sempre stato, è davvero in crisi nelle coscienze di tutti, e quello è un tema molto più forte di quello che sembra. E il mio invito è solo questo, non perdere tempo con etichette, chi farà il leader, come si ricostruisce. Io voglio sempre, ho una missione nella vita che non so se riuscirò mai a raggiungere, ricostruire un centro-sinistra in cui ci sia la sinistra, in cui voglia andare a governare. Io usavo lo slogan da Prodi a Rodotà, no? Che sembrava una roba impossibile, ma è diventata una cosa radicalissima. Anche Prodi è sospetto di avere un complotto nei confronti del primo ministro. Lo dico ridendo, ma guardate che quello è il tema, è riprovare a ripensare quello schieramento. E bisogna rivolgersi però non a chi governa il PD in questo momento, ma a tutti quelli che gli stanno intorno e che applaudono, secondo una vecchia battuta, ma sono davvero convinti. Riusciamo ad aprire su questo una frattura? Riusciamo a farlo anche nelle nostre città, nelle regionali? Oppure passa tutto in cavalleria? Succede subito. Allora io questo è il messaggio che vi voglio dare oggi, con un colpo d'ala finale, e non è una battuta a sproposito. Io i gufi tutto sommato li stimo, diciamo, come tipo umano e anche animale, ma vorrei vederli aprire le ali. Non so, il gufo si vede sempre fisso, stabile, ti guarda in cagnesco, pur essendo un gufo, e io invece vorrei vedere le ali dei gufi. Vorrei che la smettessimo, perché l'analisi su Renzi ormai la sappiamo tutti, adesso io sono un renzologo, tra l'altro se avete bisogno di consulenze ve le do volentieri. Il problema però è capire se riusciamo a costruire un modello alternativo, che parli con la stessa semplicità ma non con i trucchi delle sue parole, che parli con lo stesso effetto senza però costruire dinamiche di potere, perché noi lo facciamo davvero con generosità, soprattutto in una fase nascente, e per rimettere insieme le persone che si vogliono bene di questo paese, che sono divise, perché lui le ha divise,
Pensate il capolavoro di dividere la sinistra, che già in Italia, come l'unico applauso di stamattina, è stato per Norma sulle divisioni tipiche della sinistra. Lui è riuscito a proprio staccarla e a mettere le persone, i compagni contro gli uni contro gli altri, a far diventare radicali popolari. Invitate Rosy Bindi la prossima volta, non è una battuta, perché trovereste delle strane sintonie, diciamo, su quello che ho sentito. Allora, queste ali però dispieghiamole, perché altrimenti, guardate, sembriamo minoritari, sembriamo afflitti, sembriamo preoccupati anche di noi stessi, invece dobbiamo avere un messaggio più liberatorio, liberatorio sui punti politici e sul merito, e finisco davvero. Il Jobs Act è una presa in giro, la mediazione è folle, descrive una cosa che non c'era, come dire, siccome non l'avevamo scritto glielo scriviamo noi, sarà probabilmente incostituzionale la norma, ci sono delle altre cose che noi non avremmo mai immaginato di votare, il demansionamento però un po' meno, no? I quasi voucher, perché magari metteremo una riga per limitare la diffusione che voleva Sacconi, ve lo ricordate? Era la battaglia di Sacconi. Allora, non funziona la legge di stabilità. Io lo dico qui con un esempio clamoroso. È fatta solo per gli 80 euro la legge di stabilità. Se la guardate, l'unico movimento, al di là del 3% delle cose che lo stesso Renzi peraltro proponeva, è tutto destinato a confermare la sua promessa elettorale. Poi, se non serve, tutti gli dicono che non serve, non fa niente. Se dentro non ci sono quelli sotto gli 80 euro, è un problema della sinistra radicale, perché i poveri non sono più nel dibattito pubblico del nostro paese. Se è una norma anti-egualitaria, non è un problema solo per quelli che sono appassionati all'articolo 53 della Costituzione, per gli altri fa niente, no? Che non ci sia una vera progressività, che non tutti abbiano lo stesso trattamento. Dobbiamo ribellarci con proposte diverse. E allora su questo che il mio piccolo contributo alla causa è questo. Consideratemi in Parlamento un interlocutore. Faccio fatica, sono in un gruppo complicato. Sulle questioni però vi garantisco di portare questi messaggi, ovviamente non tutti, ovviamente con accenti diversi, e però cercare di condividerli con gli altri. Questo è il mio sacrificio. Si fa fatica, perché poi è più facile fare il ministro che rompere i coglioni, questo lo capì. No, è più facile votare con quel mal di pancia, chiudendosi in bagno, no? Dice, dove sono finiti? Sono in bagno, ok. Però questa analisi critica deve dare spazio a qualcosa di potente, e posso dirlo di bello, perché è brutto questo clima, è un senso di tristezza, è opaco, affligge. Io non capisco perché la nuova generazione che si affaccia sulla scena del mondo deve trovarsi 20 anni come quelli che si sono appena conclusi, che poi non si sono conclusi. Grazie. Curzio Maltese e poi Antonio Ingroia. Dunque, io ho preparato una relazione che non userò. In gran parte è stata bruciata da Marco Revelli, col quale sono d'accordo su praticamente tutto, e quindi è inutile ripetere gli stessi concetti. E poi ognuno svolge il proprio ruolo e io faccio quello del giornalista, e quindi parlerò della stretta attualità. Io ieri sono stato al congresso di Podemos e ho avuto la fortuna da giornalista, anzitutto, di assistere a una di quegli eventi che possono cambiare la storia, d'Europa e quindi anche la storia d'Italia. Ed è un fenomeno al quale io sono molto vicino, al Parlamento europeo, perché in questi mesi ho visto l'evoluzione di Podemos. Podemos è nata da nulla come partito pochi mesi fa, prima delle elezioni, esattamente come la lista Tsipras, è nata più o meno dalle stesse esigenze di riunire delle forze a sinistra del Partito Socialista, un Partito Socialista che all'epoca, adesso ha un po' cambiato, raddrizzato il tiro dopo gli ultimi sondaggi, è un Partito Socialista che era perfettamente, come dire, in linea con la tendenza neoliberista dei partiti socialisti europei. In pochi mesi è riuscita a conquistare e a creare un fenomeno che è straordinario. Molti di noi, quasi tutti, credo abbiano letto questo bellissimo libro di Piketty sul capitale del XXI secolo. Bisognerebbe scrivere un libro sulla sinistra del XXI secolo, e il primo capitolo, secondo me, è questa esperienza di Podemos.
nella capacità di trovare un nuovo linguaggio, un nuovo modo di stare insieme, superando dei conflitti che sono conflitti anche molto forti. Alla vigilia di questo congresso, il principale antagonista di Pablo Iglesias, Pablo Echenique, che ha degli argomenti anche interessanti, perché c'è una parte naturalmente dell'azione politica di Iglesias che è discutibile. Lui si affida a un piccolo gruppo, usa un linguaggio che è, come dire, secondo me molto intelligentemente è un linguaggio in parte populista. Insomma, ci sono delle cose da discutere. Pablo Echenique ne aveva da discutere, aveva ottimi argomenti, ha ritirato la propria candidatura generosamente in nome di un progetto unitario. A voi le differenze di costume e immaginare che cosa sarebbe successo in Italia. Lì stiamo parlando di milioni di voti di un partito che ormai è valutato nei sondaggi a oltre il 25%, tra il 25 e il 30%. Qui riusciamo a dividerci anche con, diciamo, percentuali da, come si direbbe Renzi, da prefisso telefonico. Ma poi è l'azione, la capacità di leggere il presente di Podemos, la capacità di leggere i cambiamenti. La base elettorale più forte di Podemos è fatta da giovani, da trentenni, anche meno che trentenni. Ora, quando si dice ai giovani in maniera molto, facendo i maestri di rivoluzione, non si sa bene a quale titolo, ribellatevi, beh, è semplice farlo, dirlo. È più semplice studiare quello che è successo negli ultimi 30 anni in cui questi sono cresciuti. Un giovane nato nella metà degli anni 80 vive oggi in una società che per molti aspetti è molto più simile a quella dell'inizio del XX secolo che non quella che ho vissuto io quando avevo la loro età. C'è una società dove la distribuzione della ricchezza si è completamente invertita, dove c'è stata una vittoriosa lotta di classe alla rovescia, per cui si sono stati riconquistati i privilegi, si è concentrata la ricchezza, è diminuita fortemente, per quanto chi fa il mio mestiere ha potuto verificare, la libertà di informazione in tutti i paesi e particolarmente in Italia. Sono diminuite le opportunità, è diminuita la distribuzione del sapere, stiamo virando verso una società di caste. Bene, a questi bisogna rivolgersi, non solo difendere dei diritti, ma anche immaginare una società diversa. E anche con degli strumenti di linguaggio, di azione politica che sono diversi. Podemos ha una straordinaria capacità di usare i social network. Io non ho mai visto in queste dimensioni. Oggi ha dei numeri e una rapidità di comunicazione che nessuna forza politica ha in Europa. Bene, oltre a questo c'è il progetto, la forza di un progetto che può cambiare l'Europa e la sintonia che io ho visto sul palco del Teatro Apollo ieri di Madrid tra Tsipras, non solo tra i due leader, in Italia siamo molto concentrati, ed è giusto concentrare l'attenzione sul leader, perché in questa fase storica la figura dei leader è importante in tutte le aree politiche, ma non solo una sintonia tra i due leader, Tsipras e Iglesias, ma tra i due movimenti, la capacità di scambiarsi esperienze, di scambiare le esperienze di presenza nel territorio di Syriza, che fa una serie di straordinarie iniziative sul territorio, per esempio di vicinanza ai poveri, di comunicazione, di compensazione di quello che ormai manca nel mondo di un'informazione sempre più asservita delle oligarchie. Anch'io condivido la definizione alle oligarchie fondate sull'impresa, insomma, e non più alle repubbliche democratiche fondate sul lavoro. Bene, la capacità di scambiare questo con la modernità di linguaggio di Podemos, con l'intelligenza sociale di Podemos. Ora, tutto questo può cambiare la storia d'Europa. In primavera ci saranno elezioni in Grecia, dove Syriza ha una forza, secondo i sondaggi d'opinione, oggi ha la forte possibilità di vincere da sola le elezioni, senza neppure alleati, anche se giustamente Tsipras cerca comunque degli alleati. Può vincere da sola le elezioni in Grecia, e questo sarebbe un evento straordinario in Europa, sarebbe veramente una scintilla, la possibilità di
di cambiare completamente corso, e dove subito dopo Podemos ha la possibilità di vincere le elezioni in Spagna e andare al governo, in un'alleanza probabilmente, ma dove l'egemonia è di Podemos. Bene, loro si pongono il problema di governare, si sono posti fin dal principio il problema di governare, e vorrei che fosse chiaro che se non è questo il nostro problema stiamo perdendo tempo, perché il nostro problema non è quello di dare, come dire, un rifugio identitario a pezzi di società italiana, il nostro problema è di fornire un'alternativa. È stato detto molto giustamente che la forza del progetto di Renzi, ma potrei dire anche la forza del progetto europeo, cioè del progetto di Merkel, è quella di non dare alternative. Tutto quello che sta accadendo in Europa è quello di cancellare l'ipotesi di un'alternativa. La grande coalizione che esiste a Bruxelles, a Strasburgo, e che esiste ormai in più della metà dei paesi dell'Unione Europea, grandi coalizioni tra destra e sinistra, hanno come scopo quello di non offrire alternative. Il tipo di riforme elettorali che si vogliono fare in Italia e il tipo di riforme istituzionali che si vogliono fare in Italia è per tagliare ogni altra possibilità che non sia una grande alleanza, come dire, per continuare le politiche che ci hanno condotto fino a questo punto. E quindi la cosa fondamentale è offrire un'alternativa, offrire una speranza. Renzi ha saputo mobilitare le speranze, è un lavoro della sinistra mobilitare la speranza, e quindi offrire la possibilità che si possa governare in maniera diversa, trovarsi su un programma. Ho visto nascere un programma comune in questi mesi tra Podemos e Syriza, che riguarda l'Europa e riguarda anche l'Italia. È un programma fondato, per esempio, sulla rinegoziazione del debito pubblico. Uno dei problemi fondamentali è per tutto il sud dell'Europa. È chiaro che esiste un progetto evidente di creare due Europe, di creare un'Europa del nord, un'Europa del sud, che faccia da bacino per una forza lavoro sottopagata. Tutto quello che stiamo sperimentando noi con Jobs Act in Italia lo hanno già sperimentato in Spagna e in Grecia, basta vedere quanto sono scesi i salari negli ultimi anni in Spagna e in Grecia. Bene, di creare subito una grande conferenza, come fu quella del 1953, dove la Germania, che non avrebbe oggi nessun diritto a opporsi moralmente a una ridiscussione del debito, ottenne la cancellazione dei debiti di guerra. Creare una grande conferenza, principalmente tra i paesi del Mediterraneo, per ridiscutere, rinegoziare i debiti, perché è evidente che le nostre economie, e parlo anche di quella francese, non solo di quella greca, spagnola e italiana, mantenendo questo livello di un debito che ormai è insostenibile, non possono creare nessuna crescita, nessuna redistribuzione della ricchezza, nessun posto di lavoro nuovo. E quindi questo è il primo obiettivo da fare, da raggiungere. L'altro obiettivo è quello di, ve la faccio breve, ce ne sono diversi, ma insomma è di un New Deal, quello che chiamano New Deal per il lavoro. Juncker ha promesso, senza mai dire finora dove li prenderà, 300 miliardi per la creazione di posti di lavoro nei prossimi 3 anni, a parte che la cifra è bassa, ma non è soltanto una questione di cifra. Cioè, quando si parla di creare nuovi posti di lavoro, bisogna anche pensare a un modello, quella che una volta si chiamava il modello di sviluppo, al quale nessuno pensa più, cioè che tipo di società vogliamo avere, che tipo di lavoro vogliamo creare. E su questo è molto debole, diciamo, l'impostazione di Juncker, soprattutto appunto sembra più che altro una vaga promessa elettorale che verrà poi non onorata nel tempo, e lui stesso appunto non ha mai spiegato dove prenderà questi 300 miliardi, a meno che non li voglia prendere dai 1.300 miliardi che ogni anno contribuiva come premier del Lussemburgo a sottrarre alle tasse degli altri stati, che sarebbe anche una buona idea, ma a parte la cifra, a parte che bisogna destinarne molto di più, bisogna arrivarci attraverso una serie di riforme, riforme dei sistemi bancari, riforma della banca centrale, e questo deve essere l'oggetto del nostro, e questo è già l'oggetto del programma
comune di Podemos e di Syriza e dovrebbe diventare l'oggetto del nostro programma comune, perché noi dobbiamo guardare a queste esperienze, ma soprattutto loro stanno guardando alle nostre. Ora stanno guardando all'Italia, perché è l'Italia il vero fronte di questa battaglia per cambiare l'Europa, cioè qui deve passare, perché qui esiste lo stesso problema che esiste in Spagna e Grecia, perché noi siamo un grande paese, perché noi possiamo in qualche modo radunare questa nuova realtà che si, sociale, politica del Mediterraneo e portarla a contare molto, a cambiare il corso delle cose in un'Europa dominata, come tutti sappiamo, da un'egemonia della signora Merkel, della Germania, dei paesi del nord in genere. E cosa sta accadendo in Italia? Noi non siamo per ora all'altezza di questi cambiamenti e bisogna che riflettiamo su questi punti, cioè non siamo all'altezza. Noi questo libro della sinistra del XXI secolo non abbiamo cominciato a scriverlo, siamo immersi in una sinistra del XX secolo. Io lo dico molto sinceramente, è stata una straordinaria, secondo me, invece risultato quello che ci ha permesso di raggiungere il quorum alle elezioni europee, perché non era affatto scontato e perché era una partenza che era in linea con quelle che sono state le esperienze di altre forze politiche. Anche Syriza 5 anni prima aveva la difficoltà di superare quel primo ostacolo e poi ha saputo costruire su quello, abbattendo gli steccati alla sinistra del Partito Socialista, una grandissima forza popolare. Podemos aveva lo stesso problema in Spagna, di arrivare a una rappresentanza in Europa per poi lanciare una grande battaglia nel proprio paese, in Spagna, che sta facendo, che sta conducendo con grande intelligenza e forza e che sta vincendo. Noi abbiamo fatto il contrario, cioè siamo partiti col piede giusto e siamo franati immediatamente dopo nelle solite antiche, vecchie diatribe, divisioni, litigi. Io non voglio entrare nel merito di chi aveva ragione, di chi aveva torto. Abbiamo sbagliato, dobbiamo almeno riconoscere tutti che in questi mesi abbiamo sbagliato e quindi ricominciare. Ci sono grandi opportunità per farlo, sarebbe un delitto non farlo. Oggi è uscita una ricerca del mio amico Ilvo Diamanti, che è una ricerca molto interessante sul cambiamento. Io mi aspettavo questo cambiamento. Quel 41% non esiste più, quel 41% usato come arma contundente contro qualsiasi argomento critico non esiste più. Esiste una grande aspettativa a sinistra del PD che si crei una casa politica nuova, moderna, dove lavorare per un'alternativa di governo. E noi la possiamo fare, grande l'opportunità, grande la responsabilità. Dobbiamo da ora cambiare completamente corso, guardare alle esperienze che ci possono essere di insegnamento e ricominciare un lavoro che sarà un lavoro lungo e complicato, ma sarà un lavoro bellissimo se lo sapremo. È stato difficile finora, sarà ancora più difficile più avanti, ma sarà ancora più straordinario. E ci sono tutte le condizioni per farlo. L'Italia sta seguendo passo per passo i laboratori politici che sono stati creati dall'Europa in Spagna e Grecia, i laboratori sociali. E la differenza è che noi non abbiamo ancora saputo dare voce a quelle che sono gli effetti di queste politiche nefaste. Dobbiamo ragionare su questo da subito, nei prossimi mesi. Io ringrazio chi ha cominciato a farlo con Marco Levelli, mi sembra un ottimo punto di partenza, spero che ci troveremo più spesso a fare ragionamenti su questo. Grazie. Antonio Ingroia, venga qui a parlare. Alfonso Gianni dopo. E allora, il tempo è quello che è e quindi salto, anche raccogliendo l'appello di Civati, l'analisi politica, anche perché condivido in pieno, lo dico, l'analisi molto articolata
che ha fatto Marco Revelli, anche perché noi abbiamo bisogno di analisi, ma ancora più di analisi, come diceva Civati, abbiamo bisogno di politica, e oltre ad avere bisogno di politica, noi abbiamo bisogno di fiducia, abbiamo bisogno di fiducia in noi stessi, abbiamo bisogno di passione e di entusiasmo, abbiamo bisogno di crederci come ci hanno creduto in Spagna e in Grecia. Credo che noi abbiamo questo problema di partenza, che nasce certo dalle sconfitte, dai fallimenti recenti e lontani della sinistra, e sgombriamo il campo dagli errori. Errori ne abbiamo fatti in tanti, li abbiamo fatti tutti, errori individuali, errori collettivi. Ora, facendo tesoro di quell'esperienza, credo che ci stiamo muovendo nella direzione giusta, e certamente, come dice Revelli, come ha detto Revelli, è stato in quelle condizioni un miracolo il risultato per le elezioni europee dell'altra Europa con Tsipras. Ma possiamo, dobbiamo fare di più, anche perché ci sono tutte le condizioni per fare di più. Io credo che i tempi siano maturi, non lo erano alle scorse elezioni politiche, devono esserlo alle prossime elezioni politiche, muovendoci con un progetto e una strategia. Io non faccio l'economista, ma la crisi di cui oggi parleremo e si parlerà nei prossimi giorni, giustamente diceva Revelli, è crisi di sistema, frutto di un sistema controllato da quel capitalismo finanziario che tiene e strumentalizza il potere politico in Europa e negli Stati europei, un capitalismo finanziario che sta strangolando economia e democrazia, diritti sociali e diritti civili. Io non faccio l'economista, ho fatto il PM per tanti anni, faccio oggi l'avvocato, e faccio l'avvocato perché questo mi dà la libertà di poter fare politica, perché credo che oggi abbiamo bisogno di una politica che, proseguendo quello che è l'ideale di giustizia che poc'anzi si ricordava, trasformi il nostro paese, perché il nostro è soprattutto un paese ingiusto. Il nostro soprattutto è uno Stato ingiusto, fondato sulla diseguaglianza, ed è la forbice delle diseguaglianze, una forbice che si sta sempre più divaricando in modo intollerabile. E noi perché abbiamo questo Stato ingiusto? Noi abbiamo uno Stato ingiusto perché la classe dirigente che detiene il potere del nostro Paese è dentro una crisi di sistema irreversibile, e questa classe dirigente non ha scelta. Di fronte al crollo del sistema è disposta a sacrificare tutto pur di salvare se stessa. E allora Renzi è figlio di questa scelta della classe dirigente. Lo sfregio della Costituzione è figlia di questa scelta di questa classe dirigente. La crisi economica e finanziaria sempre più pesante che si scarica sugli anelli più deboli della catena sociale è scelta di questa classe dirigente. Ecco perché noi dobbiamo spazzare via questa classe dirigente. Questo è il tema, e è questo che noi dobbiamo fare, non, come si diceva bene, facendo testimonianza, ma con un progetto che ci porti al governo del Paese, un governo che sia una politica di servizio e non una politica come mestiere e una politica di occupazione di potere, ma per un progetto di vero cambiamento, che significa nel senso etimologico del termine rivoluzione del Paese. Noi questo sistema lo dobbiamo cambiare radicalmente e profondamente, anche perché si è giunti ormai a livelli, davvero livelli limite. La mia storia di magistrato mi fa evidenziare elementi e fenomeni che non sono patologie del sistema, ma che sono diventati componenti del sistema. La corruzione della classe politica non è frutto semplicemente di una corruzione di tipo etica, ma è dentro un sistema che ormai deve dare, da un lato, inserire la classe politica dentro questo sistema di corruzione e corruzione sistemica, e dall'altra un'economia in affanno che deve mettersi nelle braccia dell'economia criminale.
dentro la mafia diventata sistema, è diventata economia criminale, è dentro questo sistema ed è una inevitabile conseguenza di quello che dicevamo prima, di quella crisi del capitalismo finanziario, di quella classe dirigente che non ha altra scelta per salvarsi. Bene, il patto del Nazareno è dentro questa logica. Renzi sa chi è Berlusconi, Renzi sa che Berlusconi è l'uomo di Vittorio Mangala e di Marcello Dell'Utri e sa come rappresentante di quel capitalismo finanziario che quel capitalismo finanziario deve scendere a patti col capitalismo criminale del nostro paese. Allora, questo ci dà la dimensione della sfida ed è una sfida nella quale non solo abbiamo un capitalismo criminale, ma oggi abbiamo anche uno Stato criminale. È lo Stato criminale che ha ucciso Stefano Cucchi e che non sa processare gli assassini di Stefano Cucchi. È lo Stato criminale che ha trattato con la mafia e che ancora oggi difende la ragion di Stato sulla trattativa Stato-mafia e lascia soli i magistrati a Palermo con l'amico Di Matteo. È lo Stato criminale che manda poliziotti ignari e stritolati da quello stesso Stato criminale a picchiare lavoratori e manifestanti per reprimere con violenza brutale ogni forma di opposizione sociale e politica. Questo non è uno Stato autoritario, è molto peggio. È uno Stato criminale, ma uno Stato criminale perché è manovrato da una classe dirigente criminale. Allora, se noi abbiamo di fronte questa posta in gioco, ecco perché noi diciamo che un dovere è una possibilità di cambiare, un dovere è una possibilità di opporsi. E noi abbiamo i giovani, i lavoratori, i disoccupati, le donne discriminate, i migranti. Abbiamo un popolo che ha voglia di opposizione, un popolo che ha voglia di un'Italia diversa dentro un'Europa diversa. Questo credo che sia la nostra bussola e per farlo mi sembra importante che lo si faccia qui, lo si faccia in Italia, lo si faccia a Firenze, nella città di Renzi, ultimo esecutore delle volontà di quella classe dirigente criminale, che ha definitivamente stravolto la fisionomia e la natura del PD, tradendo le origini e le tradizioni politico-culturali del partito fondato da Antonio Gramsci e che fu di uomini come Enrico Berlinguer e Pio La Torre. Beh, da qui dobbiamo ripartire, dalla città che Renzi ha sgovernato per anni, passando al malgoverno del paese in combutta con Berlusconi. Renzi, come dicevate bene, con quel governo che è la brutta copia del governo Letta, che a sua volta è la brutta copia del governo Monti, che a sua volta è la brutta copia perfino del governo Berlusconi. Questo è il quadro che abbiamo davanti, una politica del rigore e dell'austerità che ha arricchito l'Europa delle banche e del capitalismo finanziario, ha affamato il resto d'Europa, ceti poveri e ceto medio impoverito. Renzi è funzionale a questo sistema, cerca di dissimularne la crisi irreversibile, egli stesso è la malattia. Renzi è la malattia di questo sistema, sintomo di questa malattia, sintomo anche della malattia della democrazia rappresentativa e proprio perciò, però, paradossalmente, grazie a Renzi, si è aperto, come diceva bene la Norma Rangeli, si è aperto un mare, io direi uno spazio enorme, una prateria, diceva Marco Revelli, certamente uno spazio politico enorme, però attenzione, c'è in corso un processo che lo stesso Renzi ha messo in atto di desertificazione di questo spazio e noi questo spazio quindi lo dobbiamo riempire con urgenza, non c'è tempo perché altrimenti quello spazio da prateria si trasforma in deserto. E allora condivido in pieno che è il momento di dare vita a una nuova soggettività politica, aperta, non identitaria, che enfatizzi ciò che ci unisce e non ciò che ci divide, ma soprattutto alternativa a questo sistema
è questo PD, perché abbiamo bisogno di un vero cambiamento. Si può, sono convinto che si può, partendo dall'opposizione sociale e democratica che abbiamo visto in questi giorni, in queste settimane, per le strade, nelle tante manifestazioni dei tanti lavoratori disoccupati che sono scesi per le strade. Da qui si può partire per costituire questo soggetto politico nuovo, ampio, popolare, democratico, senza steccati, che rappresenti questa voglia di opposizione e di cambiamento. Un processo costituente si può cambiare e si deve cambiare. Se Renzi è la malattia del sistema, l'unica medicina è quello di cambiare il sistema, cacciare Renzi costituendo un fronte unitario, popolare, democratico, costituzionale, alternativo a questo PD. Da qui si deve partire, da qui si può ripartire. Lo possiamo fare e lo dobbiamo fare. Grazie. Alfonso Gianni, poi Giacomo Trombo e dopo Massimo Torelli, con ciò concludiamo gli interventi di questa mattina. Vi ricordo che contiamo di chiudere per 1:30, quindi avete già ritirato il bonus per andare a mangiare qui e ci ritroviamo qui alle 3 per riprendere i lavori. Ado. Io tornerei sull'affermazione iniziale di Revelli, che giustamente è partito da quello che possiamo chiamare un risveglio popolare che in troppi attendavamo, o che con un linguaggio un po' d'antan si potrebbe chiamare un sussulto democratico, capitalizzato essenzialmente dalla manifestazione del 25 ottobre a Roma, da ciò che l'ha preceduta e soprattutto da ciò che l'ha seguita fino a queste ultime ore. È accaduto che quella bellissima definizione, un popolo di sinistra, si è nuovamente incarnata nelle nostre piazze, ma è un popolo di sinistra che chiede una sinistra di popolo che non c'è. Ed è questo obiettivamente il tema principale che noi abbiamo di fronte, anche se, rispettando l'ordine delle sessioni, io mi soffermerò soprattutto sull'aspetto delle relazioni tra capitalismo finanziario e democrazia. Non prima però di dire che sono stato molto colpito anch'io, come altri, indignato dalla reazione istigata dai dirigenti del Partito Democratico rispetto all'indizione dello sciopero generale, inteso come sciopero ponte. Vedete, un tempo, per dare la percezione del cambiamento della situazione, uno sciopero indetto da un sindacato solo sarebbe stato criticato come sciopero politico. Ed io ricordo uno dei più bei comizi sentiti in vita mia, e non è ahimè una vita breve, quello di Claudio Sabatini nel novembre del 2001, a uno sciopero dei metalmeccanici indetto dalla Sola Fiom, in una splendida giornata di sole romana e 250.000 lavoratori metalmeccanici in piazza, rispondere finalmente dicendo la verità. Sì, è uno sciopero politico, perché qualunque sciopero generale è politico nel senso che attacca, critica e propone un'alternativa alla politica economica del governo. Qui invece siamo all'attacco alla forma, per dimostrare che del contenuto al governo non gli importa niente, mai distanza è stata maggiore. Ora, come siamo arrivati a questa situazione? Dobbiamo domandarcelo, scusate se ritorno sul tema analitico, ma se no a questo fenomeno del renzismo rischiamo o di immiserirlo o di ingigantirlo, come se fosse una fenomenologia di una singola persona. Io credo che ci sia stato un cambiamento radicale, l'abbiamo scritto in tanti, molto più importanti di me, attorno alla fine degli anni 70 e alla fine degli anni 80. Un cambiamento mondiale, la vittoria del neoliberismo, una modifica di paradigma produttivo, un cambiamento nelle forme democratiche. Non è vero che il capitalismo è sempre stato in contraddizione con la democrazia, affatto. Tant'è vero che gli storici giustamente chiamano i cosiddetti 30 anni gloriosi anche il periodo del capitalismo democratico.
frutto del conflitto, quello che Poletti oggi sui giornali chiama irragionevole, frutto del riconoscimento della dualità incorreggibile tra capitale e lavoro. Il punto più alto di quella democrazia nel nostro paese non fu semplicemente un compromesso tra le classi, ma fu la straordinaria e purtroppo mai più ripetuta stagione dei consigli di fabbrica nei luoghi di lavoro, che innovarono il concetto della democrazia dentro al sindacato e a sinistra e misero la resistenza, la sopportabilità per la democrazia borghese di fenomeni di quel genere. E quando Gianni Rinaldini ci ricorda la indifferenza rispetto al provvedimento di chiusura delle sedi sindacali dopo l'applicazione dell'articolo 8, ci dà perfettamente la distanza incommensurabile addirittura dei tempi. E allora quali processi sono intervenuti? Li voglio richiamare per un motivo che sarà chiaro alla fine. Anzitutto che alla discussione decisione si è contrapposto la copia decisione-recisione, che le istituzioni sono diventate a ogni livello, dal livello metropolitano, al livello regionale, al livello nazionale e soprattutto ovviamente a livello sovranazionale, una specie di torre di vetro di comando da cui sorvegliare ma inaccessibile al popolo, una sorta di panopticon, avrebbe detto Bentham o Michel Foucault, che la struttura della società civile si è impoverita. Stefano Rodotà ha utilizzato un termine difficile da dire, ma preciso scientificamente, la disintermediazione. È esattamente questo quello che sta succedendo, lo svuotamento delle sedi della società civile, delle cosiddette casematte, un tempo le avremmo chiamate, dell'organizzazione sindacale come vita democratica articolata nei luoghi di lavoro e dei partiti stessi, concetto su cui tornerò. Quindi non semplicemente un attacco ai piani alti dell'istituzione democratica, come la questione della Costituzione, di cui ricordo la parte più grave dell'attacco non sta semplicemente nelle recenti proposte di revisione costituzionale di Renzi, ma sta ad esempio nella modifica dell'articolo 81 contro cui ci stiamo battendo con una proposta di legge di iniziativa popolare che stabilisce per la prima volta in Costituzione che le questioni della contabilità dello Stato e del pareggio di bilancio fanno agio sui diritti fondamentali contenuti nella prima parte della Costituzione. E quello è lo strappo più clamoroso, che passò assolutamente in silenzio nel Paese e nel Parlamento, ottenne una maggioranza che un tempo si sarebbe detta bulgara, ora non si può più dire perché la Bulgaria pare un paradiso di democrazia al confronto nostro. Ecco, questo per dire che il renzismo è un epifenomeno di un processo di lunga durata. Io non so norma se Renzi è l'avanguardia o la retroguardia di Tony Blair. Certo viene dopo e di lui si avvantaggia. Ma mentre Blair era inserito in una visione che fu quella poi che fece a dire al flemmatico Veltroni l'ulivo mondiale, cioè i Gonzales, e cioè Blair, eccetera, qui siamo inseriti in una situazione ben diversa, dove la cupezza del disegno di restrizione della democrazia e dell'attacco alle condizioni di vita delle masse popolari è ancora più stringente, naturalmente favorito dall'andamento della crisi. Siamo cioè di fronte alla desertificazione della intermediazione partito. Non contano gli iscritti contro un elettorato fluttuante, non conta il diritto della tessera, conta il voto nel gazebo delle primarie. C'è quasi una tragedia che si tramuta in farsa, dal partito Stato di staliniana memoria al partito Governo di renziana, tragica, comica attualità. Questo è il nuovo potere costituito. Noi a questo potere costituito non dobbiamo semplicemente contrapporre, e già sarebbe tanto se non avessimo perso del gran tempo dal 26 maggio in poi un nuovo soggetto politico della sinistra.
ma dobbiamo contrapporre una cosa più complessa e più articolata, e cioè un nuovo potere costituente. In questo senso, il richiamo del lavoro dal basso e della diplomazia dall'alto si sposano. In questo senso, la ricomposizione delle parzialità diventa un punto essenziale. In questo senso le ubbie, siamo a Firenze, posso usare questo linguaggio del Giusti, si possono buttare là tra dirigenti di micropartiti che hanno come unica possibile soluzione, se vogliono sopravvivere anche se non lo sanno, quella di mettersi o di rimettersi insieme, ma da soli non basterebbero. Se non esistesse quella relazione forte con quel popolo di sinistra che abbiamo visto con le piazze, che sia la CGIL, che siano i CUB, che siano i centri sociali, che siano altre esperienze aggregative, quello che conta non è semplicemente un richiamo gramsciano al sentimento, ma un legame materiale, concreto, personale. Il disegno è chiaro. Un partito catch-all, piglia tutto, tendenzialmente totalitario, alla sua destra una nuova destra popolare, che non sono i rimasugli della Repubblica di Salò, con cui si poteva combattere anche, diciamo così, con mezzi un po' spicci ai miei tempi. È un fenomeno politico col quale bisogna combattere con la forza del ragionamento e dell'egemonia tra le masse. E allora è questo quello che noi dobbiamo fare, certo. Una sinistra che parte dall'alternativa, come fece Podemos e come fece Syriza, non ditemi che il loro principale punto di preoccupazione iniziale fosse il governo. Lo è diventato man mano che la loro forza li metteva al livello di poter concretamente pensare a quella prospettiva. Ma sappiate però che come dopo il fascismo non si tornò alla democrazia giolittiana, perché il fascismo non era, come pensava Croce, una semplice parentesi all'interno di un cammino democratico. Dopo il berlusconismo, dopo il renzismo, non si ritorna semplicemente alle vecchie forme della democrazia rappresentativa borghese dei 30 anni precedenti. Abbiamo bisogno dell'espressione di una cosa nuova, pensata solo teoricamente dai grandi lavori teorici di Habermas, per citarne uno, a tanti altri, diciamo così, anche più facilmente raggiungibili, di quella che chiamiamo la deliberazione, la democrazia deliberativa, cioè quella che non contrappone semplicemente nella logica di chi ha più voti opinioni, concetti e schieramenti predefiniti, ma incorpora nel suo processo il convincimento, il raggiungimento del consenso e dunque il percorso di costruzione dell'egemonia. E allora sinistra di governo anche, ma bisogna ripensare all'istituzione governo a livello delle città metropolitane, a livello delle regioni, su cui forse si potrebbe anche fare un ragionamento più radicale, certamente a livello di governo nazionale, che non può essere semplicemente, come scriveva 19 anni fa Marco Revelli, con un'intuizione addirittura prematura, un'allocazione degli investimenti del mercato finanziario internazionale. Bisogna pensare ex novo le forme di un governo dell'Europa, di un'Europa federale che abbia delle strumentazioni economiche e decisionali a quel livello e in cui i popoli europei possono far sentire la loro forza tramite i partiti che li rappresentano, le forze politiche che le rappresentano, ma anche direttamente. Io credo che il tema di un nuovo soggetto politico della sinistra sia legare insieme il tema di questa democrazia deliberativa con il vecchio tema della forza, dove la forza non è più quella materiale, ma quella immateriale del pensiero, della progettazione, perché da lì deriva il linguaggio. Non è che abbiamo il linguaggio semplice perché vogliamo parlare semplice, perché le idee sono talmente chiare che finalmente riusciamo noi a renderle semplici a un pubblico vasto. Quindi ancora l'elaborazione, il pensiero, il sapere stare insieme, il conquistare le posizioni nella società e dunque produrre cambiamento e non solo proclamarlo.
Grazie. Alfonso. Il consigliere Giacomo Trombi, per un saluto, consigliere al Consiglio Comunale di Firenze, della lista Firenze a Sinistra. Grazie mille, grazie per essere qui, grazie per l'organizzazione, mi fermo con i convenevoli perché ho ancora grosse difficoltà a mettere insieme contenuti e tempistiche e poi bisogna andare a mangiare. Allora, parto da un esempio locale. 1966 alluvione a Firenze, i primi di novembre si fa la commemorazione in Palazzo Vecchio e si parla di prevenzione, si parla di rischio, si parla di eventi estremi sempre più frequenti e si parla anche di cambiamenti climatici. Sicché tutto contento, insomma. Ora, un tempo i cambiamenti climatici con tutte i vari disastri si sarebbero chiamati una punizione divina, oggi abbiamo qualche strumento in più e abbiamo visto che insomma è molto semplicemente l'effetto dei nostri stili di vita ed è un segno, a mio avviso, chiaro del fatto di come sia sbagliato intrinsecamente il capitalismo, con la sua fame di crescita, con questa espansione della domanda lanciata verso l'infinito. Quindi dico, bene, insomma, si parla di cambiamenti climatici, il passo, immagino, dovrebbe andare in una certa direzione, insomma. Si parla di cambiamenti climatici, di rischi, di eventi estremi che sono sempre più frequenti, e arriva la ricetta del PD, sostanzialmente, del sistema a questa cosa, e sono cemento. Grandi e piccole opere per mettere in sicurezza, le casse di espansione, prevenzione del rischio, messa in sicurezza, gare più snelle senza orpelli perché non si può perdere tempo, insomma di fronte alle emergenze bisogna muoversi, punto. Non una parola sulle cause, sulle responsabilità, niente, un po' come se su un binario che è morto il macchinista invece di cercare di fare retromarcia e di prendere un'altra strada accelerasse allegramente. Ecco, questa è la faccia del sistema che abbiamo davanti. Che peraltro è anche la faccia del PD, mi permetto di dire, un PD col quale io credo serenamente sia finito il tempo di qualsiasi tipo di alleanza e la butto lì, credo sia anche il tempo di rompere quelle che ci sono a tutti i livelli, da quello locale fino a quello più in alto che si possa trovare, perché questo è il nostro avversario politico sostanzialmente e inoltre non è soltanto quello il nostro nemico. Se noi vogliamo, come persone, come uomini e donne di sinistra, un'uguaglianza e una giustizia che siano globali, perché adesso sarebbe un po' stupido non pensare in termini globali, siamo anche noi i nostri nemici, con la nostra stessa esistenza nel primo mondo, con i nostri stili di vita, cioè, quindi ci sarebbe da fare un discorso anche in questo senso. Comunque. Quindi è logico che bisogna pensare a livello globale e questo è venuto fuori, viene fuori dai legami con i compagni greci, i compagni spagnoli. Sono idee, sono risorse, è linfa ed è forza, sono esempi vincenti e Dio solo sa quanto bisogno ne abbiamo in Italia. Però c'è anche un livello locale, che è quello nel quale mi trovo a operare io e che credo che sia fondamentale. E a livello locale credo che il nostro dovere sia quello di trovare il filo, il bandolo che collega tutte le esperienze di alterità a questo sistema che ci sono nella realtà nella quale noi viviamo. Sono individui, sono piccoli gruppi, sono piccole comunità, sono movimenti, sono comitati. Sono tutti quei soggetti che praticano l'alterità e la praticano magari a breve termine, con un orizzonte limitato. A queste persone noi dobbiamo chiedere e dobbiamo dare risposte soprattutto. Dobbiamo dare risposte che siano globali, risposte, quindi non parole, non grandi discorsi, risposte, ma che abbiano una prospettiva globale. La seconda cosa che dobbiamo fare, io credo, è recuperare la fiducia dando una speranza e delle risposte, perché a sinistra abbiamo un grosso problema. Cioè, che non si fidano più e non hanno tutti i torti sostanzialmente. Non è soltanto e non solo per l'essere divisi e per la litigiosità, ma anche per l'assenza di risposte che siano vere, risposte che portino a qualche cosa. E infine chiudo velocemente con tre punti. Il primo, che ce lo diciamo in tutte le salse, continuiamo a dircelo, è l'unità. Unità da opporre non soltanto alle nostre divisioni di sinistra, ma soprattutto alle solitudini nella quale le masse vengono frammentate dal sistema, dei nostri smartphone, dei nostri computer, delle nostre lotte come lavoratori o aspiranti tali di fronte ai datori di lavoro. Di fronte a questo noi dobbiamo opporre unità. E poi una cosa molto bella del discorso di Argyris l'altra sera al Progresso, una cosa sulla quale i greci hanno tantissimo da insegnarci, la lentezza. Di fronte all'emergenza, con la quale abbiamo sempre ricavato delle gran belle soddisfazioni, opporre la lentezza, l'obiettivo è lontano, ci dobbiamo prendere tutto il tempo necessario per arrivarci.
E l'ultima cosa è una cosa alla quale non siamo più abituati e soprattutto non sono più abituate le persone che siamo chiamati a rappresentare, alle quali abbiamo il dovere di dare risposte, è quella di dare dei risultati, quello che ha delle battaglie, dopo le battaglie ci siano i risultati, ancora prima che i discorsi elettorali. Le battaglie che si fanno ogni giorno, i problemi e le istanze che ci sono ogni giorno, e a queste dobbiamo offrire delle vittorie. Grazie. Massimo Corelli per l'ultimo intervento della mattinata. Vi annuncio che sono stati risolti i problemi con la Wi-Fi, quindi chiunque possa connettersi lo può fare, e che la stampa può registrarsi al punto di registrazione per le credenziali. Allora, dopo 3 ore di interventi, evidente che siamo tutti stanchi, quindi guardo di essere velocissimo, anche perché poi l'attesa di tutti noi immagino sia anche dopo sentire Alexis Tsipras e la sessione del pomeriggio, quella che completa questo appuntamento. Io vorrei dire, tutti abbiamo parlato dello sciopero della FIOM, dello sciopero sociale di 2 giorni fa. Abbiamo presente lo sciopero generale. Curzio ieri ci ha raccontato del congresso di Podemos, molti di noi l'hanno visto in streaming ed devo dire che è stato emozionante. L'inizio con il Pueblo Unido cantato, cioè una cosa fortissima. Poi c'è la parte che non vediamo, su cui non ci concentriamo. C'è anche Roma Tor Sapienza, lo sfondamento lepenista in Italia portato avanti dalla Lega. Quindi la domanda che ci faccio è: dove finirà il nostro pendolo, il pendolo italiano, non il pendolo di noi che siamo qua? Perché è evidente, Podemos, Syriza, lo sciopero generale, la manifestazione, però c'è anche Tor Sapienza. Io penso che dobbiamo aver sempre presente che in un quadro in cui Renzi ha creato una rottura profonda, ha rivoluzionato il Paese. Esistono rivoluzioni conservatrici, lui ha rivoluzionato, quell'onda di malcontento, di richiesta di cambiamento, può anche finire a destra. Io questo penso che deve essere la cosa che dobbiamo sempre ricordarci, perché noi ragioniamo molto di cosa Renzi fa sulla nostra parte di mondo. Poi c'è un popolo fuori. Guardate, le immagini di Roma, io penso che dobbiamo averle molto presenti, perché vuol dire lo sbarco sotto le miglia del leghismo, non del leghismo, quello che andava con l'ampolla del Po in mano e faceva quei riti che ci facevano anche ridere, ma proprio di una componente neofascista. Io penso che questa cosa qua deve essere la cosa su cui, insomma, vado ad essere molto veloce, su cui dobbiamo aver sempre presente che ora noi abbiamo detto tantissime volte, se non ora quando, non c'è più tempo, tutte cose drammatiche, perché sembra sempre il dramma, però il dramma sembra un dramma per noi, non c'è più tempo perché se no il nostro mondo non c'è più, non è detto che non c'è più tempo per il Paese, non c'è più il tempo, ora come ora io invece la debiterei al contrario. C'è una grande occasione perché c'è una rottura, una mobilitazione sociale amplissima. Quindi abbiamo finalmente l'occasione, non il dramma, l'occasione di poter mettere in piedi una cosa utile a milioni di nostri concittadini che ora in questo quadro di sistema non sono più organici a un sistema stabile. Io penso che questo dovrebbe essere la cosa che ci anima moltissimo, perché il nostro pendolo può andare a Podemos, a Syriza, alle cose che ci piacciono, le conosciamo il giusto, però sappiamo che sono di sinistra, che sono vincenti, che coinvolgano i giovani. Già queste 3 cose sono 3 cose che ci danno una grande emozione. Potremmo finire in Francia, dove Le Pen è il primo partito. In questo quadro rischiamo di finire becchi e bastonati, come si dice a Firenze, diciamo marginali nel quadro politico in cui emerge un'alternativa a Renzi che è un'alternativa alla Le Pen.
Quindi, mentre stavo alzandomi e veniva a parlare, una compagna fiorentina mi ha detto: ma qui non si quaglia niente, qui oggi posso giocare molto in casa con parole toscane più del solito. Io penso che da un convegno non si debba mai chiedere di quagliare oltre il limite di un convegno. Però io oggi, quando ho sentito Cipati qua, penso che dovremmo molto tutti insieme aggiungere sempre che noi lavoriamo a uno spazio che sia della sinistra e dei democratici italiani in chiave europea, perché noi dobbiamo dare un segno non soltanto inclusivo di simpatia, ma sapere che lo spazio politico rivoluzionato, in cui ci sarà un partito della nazione nel centro, ci dovrà essere uno spazio dei democratici della sinistra, perché dall'altra parte ci sarà uno spazio di una destra aggressiva. Il problema è: se prendiamo il tempo, prendiamo l'onda, e ora il tempo c'è, perché non c'era mai stata negli ultimi anni una mobilitazione sociale così ampia, e soprattutto quella che Gianni Rinaldini ha detto en passant, ma che non mi sembra una cosa piccola. Si è fisicamente realizzata in centinaia di migliaia di persone la separazione fra il partito di riferimento e le grandi organizzazioni dei lavoratori. Questa cosa qua è una cosa storica. Allora, abbiamo questa occasione, quindi vorrei chiudere, essendo stato estremamente stringato, dicendo che di troppa tattica si muore. Dall'altra parte, dello spontaneismo senza progetto si muore lo stesso. Siamo in un convegno. Io penso che all'alba del 2015 una proposta che accolga questa spinta di mobilitazione, noi dobbiamo trovare di metterla in campo con tutti i requisiti di buonsenso, di attenzione di cui parlava Norma Rangieri, che ringrazio perché ha detto benissimo le cose che sento, però dicendo che il tempo non è infinito, quindi non moriamo di troppa tattica, perché è giusto dire che non esiste la sinistra degli emendamenti, ma non esiste neanche il primo che prende la bandiera a parte, perché anche questo porta a un fallimento. Quindi io spero che, grazie a quella grandissima giornata che sarà il 5 dicembre, lo sciopero generale, ci pigliamo dicembre e gennaio per arrivare a fine gennaio a poter dire che c'è una proposta in campo che prende, e qui citerei Pippo Civati, questo gufo che apre le ali. Buon pranzo a tutti e a dopo.